Buongiorno a tutti, direi che possiamo iniziare con un po' di ritardo. Benvenuti a questa giornata di presentazione del nostro, della nostra attività. Stamattina la nostra cooperativa ha fatto il bilancio sociale, classico momento di con i soci di discussione sul bilancio economico, il bilancio sociale e tutte le attività che abbiamo svolto. E oggi abbiamo deciso qui di aprire un po' la nostra assemblea a tutte le persone che fossero interessate ad ascoltare quello che abbiamo fatto e interessarsi un po' alle nostre attività, e verrà presentato in una forma che sarà un po' una sorpresa per tutti, poi Gabri spiegherà meglio di cosa si tratta la giornata di oggi e le motivazioni del perché abbiamo deciso di fare questo, per presentare un po' tutti quello che abbiamo fatto. Ringrazio la presenza di Riccardo De Facci, che è presidente nazionale del CNCA, che poi alla fine dell'assemblea, dopo aver ascoltato tutti i nostri contenuti, poi ci dirà un po' di suggestioni e di immagini rispetto al futuro che riguarda un po' il nostro settore, i temi delle dipendenze a livello nazionale e così via. Poi ci sarà anche Valeria Negrini, che è la presidente regionale di Fede Solidarietà, che mi ha telefonato che poi in ritardo arriverà verso le 3:15. E noi avevamo anche invitato alla giornata di oggi la ministra Dadone, ministra delle politiche giovanili, che ci ha mandato una mail ringraziandoci per l'invito, scusandosi perché non poteva essere presente oggi pomeriggio. La giornata di oggi è organizzata un po' così, e farò una breve premessa io, poi darò la parola a Elisa che presenterà questo bilancio in pillole, è diciamo un'estrema sintesi di tutte le nostre attività, dei numeri, e Elisa poi la spiegherà, poi Gabriella Ferravoli che spiegherà un po' e dirà, racconterà il perché appunto abbiamo deciso di fare questo evento di oggi, e poi lasceremo la parola a Umberto Visceglie che è un formatore, un agevolatore dell'associazione Codici Ricerche di Milano, che in questi ultimi mesi e mezzo ha seguito il nostro gruppo di persone appunto sulla presentazione di oggi. Direi che possiamo iniziare partendo appunto dalla mia brevissima. Allora, generalmente quando nel nostro lavoro ci si accinge a discutere dei casi di cui siamo portati a ricercare in particolare i punti di forza sui quali poter far leva per mettere a fuoco nuove piste di lavoro, per rinforzare le motivazioni e l'autostima necessarie nei percorsi di vita di ognuno. Spesso però capita di non riuscire a vedere gli elementi di forza in ciò che ci appare. Spesso prevalgono le carenze, le mancanze, i vuoti e i limiti. E questo in alcune occasioni fa apparire il nostro lavoro un qualcosa di frustrante, decisamente denso di pesantezza. Queste tinte fosche per certi versi possono raccontare i sentimenti che in questo secondo anno di Covid abbiamo vissuto e gestito e con i quali ancora oggi in certa misura ci dobbiamo convivere. Ma anche se può sembrare una magra consolazione, in realtà non siamo soli a vivere questi sentimenti. Lavoriamo all'interno di equip, abbiamo strutture organizzative e gestionali composte da persone e da organismi che si occupano di fare analisi e prendere decisioni utili nel quotidiano, ma soprattutto utili a guardare avanti, a non farsi sopraffare dalle emergenze e dai problemi che sembrano non avere mai fine. Non siamo soli perché ci possiamo confrontare con altri che fanno il nostro stesso lavoro. Abbiamo occasioni di formazione e di supervisione che ci aiutano a leggere con maggiore realismo e speranza le vicende e i progetti che in continuazione cerchiamo di sviluppare con i nostri utenti e con i nostri colleghi. Non siamo soli perché facciamo parte di una cooperativa e di un movimento di cooperative e di organizzazioni che
e con una chiara, stimolante e ambiziosa missione: promuovere e rendere realmente esigibili i diritti di salute e di cittadinanza a favore di tutte le persone che usano sostanze o che sviluppano una dipendenza. Missione stimolante e ambiziosa perché nel cercare in continuazione di fare questo ci basiamo su due semplici e allo stesso tempo complessi riferimenti: il rispetto dei diritti civili e di cittadinanza nell'approcciarci alle persone che incontriamo e la ricerca e l'utilizzo di metodologie preventive, metodologie riabilitative e terapeutiche basate sulle evidenze di efficacia. Stimolante e ambiziosa missione perché non accettiamo di giocare solo il ruolo di venditori di prestazioni sociosanitarie a favore della pubblica amministrazione. Pur essendo dignitosissimo limitarci a fare questo, l'essere soci e imprenditori sociali di una cooperativa ci sfida in continuazione a giocare anche un ruolo politico, ci sfida ad interrogarci in continuazione su quale sia l'interesse collettivo da perseguire occupandoci di persone che usano sostanze legali ma anche sostanze illegali, occupandoci di comportamenti e sostanze nei confronti delle quali da più di mezzo secolo è stata dichiarata una guerra senza frontiere e che in molti casi si è concretizzata in una guerra, non in una guerra alla droga, ma una guerra alle persone che usano droga. Cosa significa perseguire l'interesse della collettività e allo stesso tempo rispettare la piena responsabilità di discernimento di questi cittadini anche quando decidono di continuare a usare sostanze? In certa misura, come diceva il nostro fondatore, non basta essere bravi educatori o bravi cooperatori. Siamo chiamati ad essere disturbatori di coscienze. E questo è un ruolo di rottura che ancora oggi può attrarre le giovani generazioni verso un lavoro che sempre più spesso viene visto come un lavoro marginale o scarsamente attrattivo. Ruolo di rottura e di sensibilizzazione pubblica che ha sicuramente contribuito nel corso degli ultimi 40 anni a migliorare la nostra società. Se oggi sembra scontato che l'assistenza e la riabilitazione della dipendenza sia un diritto acquisito e sancito da IDEA, sicuramente anche grazie al lavoro di sensibilizzazione e di rottura che abbiamo fatto noi delle cooperative sociali. Se oggi è scontato e di moda parlare di inclusione sociale, di diritti al lavoro, diritto alla casa, agli affetti, anche per le persone più fragili, perché questo migliora la qualità della vita non solo di queste persone ma dell'intera collettività, sicuramente grazie anche al lavoro delle persone che in questi anni si sono battuti per questi diritti. Se oggi anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto la doverosità di coinvolgere il terzo settore sui temi sociali per effettuare coprogrammazioni e coprogettazioni, è grazie al continuo lavoro di dialogo e di serietà dimostrata sul campo da parte nostra, che ci siamo caricati sulle spalle una responsabilità e funzione pubblica, pur non essendo dipendenti della pubblica amministrazione. Questi esempi per dire che perseguire questi sogni, queste utopie, interpretare i nostri lavori con una continuità, continua attenzione ai bisogni reali delle persone che incontriamo, non è inutile. Avere sogni ed utopie, rispondere ai bisogni con fantasia creativa serve davvero per cambiare in meglio il mondo in cui viviamo. Ma è chiaro a tutti che non si può continuare a chiedere ai nostri cooperatori e alle giovani generazioni di appassionarsi a queste sfide senza riuscire a riconoscere loro uno stipendio che consente di farsi conseguente a una famiglia e di vivere dignitosamente. Sicuramente è necessario battersi affinché lo svolgimento di una funzione pubblica come la nostra venga riconosciuta per il valore che ha in sé e non sia in continuazione sottopagata solo perché viene realizzata le dipendenze di un ente del terzo settore e non le dipendenze di una pubblica amministrazione. Per certi versi è stato paradossale constatare in epoca Covid che le nostre attività erano considerate attività essenziali, da non poter mai interrompere, mentre i nostri interlocutori o colleghi della pubblica amministrazione, che in effetti hanno anche loro questa funzione pubblica, per molti mesi sono spariti e di fatto hanno interrotto servizi essenziali. Se davvero sia noi che la pubblica amministrazione ricopriamo una funzione pubblica e garantiamo servizi essenziali per i cittadini e per le collettività, perché non siamo trattati dallo Stato nella stessa maniera? Sicuramente sono temi molto complessi e per i quali non ci potrà essere una risposta semplice, ma sicuramente dobbiamo lavorare per dare dignità al nostro lavoro, non solo per le persone di cui ci occupiamo, ma anche per le persone che credono in questa visione di società nella quale il protagonismo e
la valorizzazione di ognuno può migliorare il mondo in cui viviamo. Parlare di utopie, di sogni e di fantasia creativa, a mio parere, ci può servire per evitare, anche per evitare di diventare istituzioni, ma può servire anche per alimentare la nostra resilienza e speranza per il futuro. Ma non si tratta però di una speranza illusoria, si tratta di progettualità, si tratta di valorizzare risorse residue che molto spesso neanche gli stessi utenti vedono in loro. Si tratta di avere una visione che, se incardinata su fondamenta solide, su buone prassi, su evidenze, sul rispetto dei diritti di cittadinanza delle persone, sulla valorizzazione delle risorse di tutti gli attori, e se accompagnata con azioni progettuali coerenti e continue, porterà sicuramente i propri frutti. Ed ecco che quindi, ritornando al bilancio 2021, possiamo vedere che i buoni frutti sono arrivati anche in un anno che noi per primi prevedevamo estremamente negativo. Se avrete la curiosità di leggere il bilancio in pillole, ma anche il più descrittivo bilancio sociale che troverete sul nostro sito da oggi, da domani, vi accorgerete della mole di lavoro fatta, ma soprattutto dei risultati ottenuti nel cercare di svolgere la nostra funzione politica e sociale che il nostro statuto ci richiede. Per chi ha vissuto le enormi preoccupazioni e paure che nel corso dell'anno ci siamo trovati a gestire, diventa estremamente chiaro il dovere di ringraziare chi ha reso possibile questo. Ringrazio tutte le singole persone che compongono la nostra cooperativa, i soci, i lavoratori, i volontari, gli utenti e tutte le persone che con intelligenza e sensibilità hanno gestito quotidianamente le difficoltà, le paure, gli impegni e hanno contribuito a trasformare le previsioni negative in risultati positivi e benefici per le persone di cui ci siamo occupati nei territori nei quali operiamo. Ringrazio infine tutti gli operatori responsabili che giorno per giorno, nonostante il Covid e le relative paure, non hanno mai chiuso i nostri servizi, ma hanno continuato ad accogliere, progettare e innovare. Grazie a tutti. Grazie, adesso chiamerei Lisa Kiev che ci presenta poi il bilancio in piccolo. E poi Gabriella Feraboli. Puoi salire, Gabri? Bene, buongiorno a tutti e a tutti. Per chi ha già ascoltato questa mattina la presentazione del bilancio sociale, cercherò di essere più breve, ovviamente, soprattutto partendo dallo strumento che abbiamo ideato, diciamo, quest'anno per, come dire, comunicare al meglio i contenuti di un documento che, insomma, era difficile sintetizzare. Il nostro bilancio sociale, come diceva giustamente il Presidente, scusate un attimo, ok, sarà disponibile sul sito, ma è un bel documento da 100 pagine. Per chi ha già sentito stamattina, abbiate pazienza, un po' di ripetizione. Abbiamo deciso, grazie soprattutto ecco, al nostro comparto comunicazione qui rappresentato da Francesco e ai grafici che sono presenti nel pubblico, che ringrazio davvero per l'ottimo risultato, di sintetizzare un anno di lavoro, di tanto lavoro, in questo documentino che vedete qui, e spero abbiate tutti, se no ce ne sono appoggiati sui davanzali da poter prendere. Abbiamo tentato, provo a spiegarvi un po' quello che abbiamo cercato di riassumere. I due colori, quindi la cooperativa e le persone, perché da un lato raccontiamo delle persone che lavorano con la cooperativa, per le quali la cooperativa opera e quindi dell'utenza, ma d'altro canto stiamo raccontando la storia di un'impresa e quindi c'è tutta la sezione cooperativa, è un bilancio sociale, non è semplicemente una brochure informativa sui nostri servizi e quindi le due sezioni, fronte blu, diciamo così, e retro verde, sono proprio per separare questi due, scusate, per specificare queste due sezioni, che però sono un tutt'uno e che caratterizzano il nostro agire, quindi un agire di servizi, di attenzione alla persona, ma d'altro canto un'azione di impresa sociale. E secondo me è importante continuare a sottolineare il ruolo di impresa sociale che abbiamo sul territorio e insomma, Giovanni è già stato molto evidente ed esplicativo quando ne ha parlato. Quindi come leggerlo? Insomma, è molto semplice, lo vedete, ci sono i dati noi, quindi delle persone, dei collaboratori,
quindi persone che lavorano con la cooperativa di Vessimo in forma di lavoro subordinato o collaboratori, con alcuni dettagli su anzianità, età, ore di formazione. Poi abbiamo questa paginata centrale, le persone incontrate, sono più di 4.000 persone incontrate, cioè servite, accompagnate, indirizzate, agganciate, a seconda del termine insomma, che si usa, e con la specifica dei servizi in cui le abbiamo incontrate durante l'anno, quindi dai servizi residenziali, ai servizi di strada, ai servizi in carcere, agli incontri con le famiglie. Abbiamo poi un dettaglio sui dati delle persone accolte all'interno della comunità per le dipendenze, che è un po' il settore per cui abbiamo maggiore dettaglio, quindi l'anzianità dell'utenza, per i 490 ospiti delle comunità che sono stati nelle comunità per le dipendenze nel corso del 2021. La scolarità, la scolarizzazione, le fasce d'età, maschi femmine, eccetera. Emerge appunto una fascia d'età sempre in lieve aumento, ma intorno ai 40 anni, una scolarizzazione molto bassa, percentuale prevalenza maschile, e poi insomma ci sono un po' di dettaglio rispetto alle dipendenze che dichiarano. Il 15% sono persone in comunità in misure alternative alla detenzione, una durata media dei percorsi di 7 mesi, eccetera, eccetera, insomma potete dare un'occhiata al tutto. Sul retro invece c'è la parte della cooperativa, e quindi oltre alle zone di attività, e quindi vedete la cartina con tutte le sedi, abbiamo i principali numeri, poi vi faccio un attimo un flash sul tema degli SDG dopo dell'Agenda 2030. Abbiamo dedicato un momento di approfondimento sull'attualità del 2021, che insomma è la conferenza di Genova e l'importanza che ha avuto per la cooperativa e il sistema delle dipendenze. Abbiamo cercato di dare una rappresentazione della governance cooperativa e quindi dell'aumento del numero dei soci, importante aumento del 15% nel corso del 2021, di come la cooperativa inconsapevolmente, volontariamente rispetti il tema della parità di genere, dicevamo prima, abbiamo semmai il problema contrario, quindi di come vi sia una prevalenza femminile in tutti i ruoli, non solo nella composizione dei lavoratori, ma nei ruoli di responsabilità, nel consiglio di amministrazione, ovviamente anche tra i soci. E poi abbiamo dato uno spaccato sui dati economici, dove potete vedere il valore prodotto, che detta in maniera più brutale è il fatturato, l'utile d'esercizio, che è quindi quello che appunto rimane, che accantoniamo in riserva dopo la distribuzione dei ristorni, e il totale del patrimonio. Sul totale del patrimonio, la riflessione che facevamo questa mattina, vedete come è suddiviso tra 11 milioni, eccetera, tra capitale di terzi, 5 milioni e qualcosa, e capitale proprio, di cui la gran parte sono riserve. Questa è un po' la lettura del documento. Sui dati specifici poi lascio al gruppo di lavoro, ma volevo solo fare un punto di approfondimento su questo tema, perché questa mattina ci chiedevamo se la cooperativa di Vessimo possiamo ritenerla un'impresa sostenibile. E la risposta timida che è arrivata dal pubblico è stata sì, è sostenibile, nel senso che alla fine chiudiamo con un utile d'esercizio, per quanto il divario, secondo voi guardate i bilanci delle altre imprese, tra il fatturato e quello che rimane alla fine è molto alto, cioè vuol dire che quasi tutto il fatturato viene speso all'interno dei servizi, nella nostra cooperativa, in buona parte per il costo del personale, ma non esclusivamente, e quindi la marginalità è limitata, alla fine di 8 milioni ne resta 50.000 euro, ok? Però è comunque un risultato, sappiamo bene che le cooperative sociali, in quanto imprese sociali, non hanno la finalità del lucro, hanno la finalità soprattutto della durabilità e del continuare a perseguire l'interesse pubblico. Però al di là della sostenibilità economica, il tema era quanto la cooperativa di Vessimo si può inquadrare all'interno di un panorama di sostenibilità. E per fare questa riflessione con il gruppo sul bilancio sociale avevamo riflettuto sul quanto e come la cooperativa interviene all'interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono degli obiettivi stabiliti dall'ONU. Sono obiettivi che entro il 2030 tutti, imprese, singoli cittadini, governi, amministrazioni, dovrebbero puntare a raggiungere, e sono obiettivi ovviamente molto sfidanti, e sono questi 17,
Quindi dallo sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, garantire salute e benessere per tutti, un'istruzione di qualità, la parità di genere. Poi ci sono temi più ambientali, diciamo, quindi l'acqua pulita, servizi igienico-sanitari, l'energia pulita accessibile per tutti, un lavoro dignitoso e una crescita economica inclusiva, il fatto di avere imprese innovative e infrastrutture sostenibili, innovative e sostenibili anche economicamente e ambientalmente parlando, il tema della riduzione delle disuguaglianze in un mondo che negli ultimi 2 anni le disuguaglianze le ha viste acuirsi in maniera esponenziale. L'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, sostenibili non solo energicamente parlando, ma anche negli stili di vita sostenibili. Il fatto di mettere in campo metodi di consumo e produzione responsabili. Poi ci sono temi ancora legati all'ambiente, quindi la lotta contro il cambiamento climatico, la vita, garantire la vita sott'acqua, garantire la vita sulla terra. E poi appunto l'obiettivo 16 su cui dicevamo stamattina, nel 2022 ci stiamo allontanando molto dal suo raggiungimento, quindi pace, giustizia e istituzioni solide. E poi l'ultimo obiettivo è fare partnership con tutti gli altri enti per raggiungere questi obiettivi. Ecco, all'interno del nostro bilancio, di sicuro come cooperativa, il contributo della cooperativa di Bessimo, per quanto trasversalmente possa essere su tutti gli obiettivi, è soprattutto all'interno degli obiettivi che trovate cerchiati nella slide e che trovate rappresentati nel bilancio. Li vedete con i puntini colorati e qua dietro descritti. Quindi nella leggenda, diciamo così, ci sono descritti gli obiettivi che secondo noi sono quelli che rappresentano di più l'agire della cooperativa di Bessimo, che sono l'obiettivo 1, sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, garantire il diritto alla salute, dicevo, sul camper dell'unità di strada di Bergamo l'abbiamo anche scritto, garantiamo il tuo diritto alla salute, per tutti, indipendentemente dallo status, indipendentemente dalla provenienza, da qualsiasi tipo di discriminazione e anche di giudizio sugli stili di vita scelti. Garantire un'istruzione di qualità, ovviamente non si intende istruzione scolastica, ma soprattutto garantire formazione per i nostri operatori, lavoratori, e anche per i nostri utenti, quando garantiamo loro la possibilità di formarsi, crescere all'interno dei percorsi di reinclusione. Il tema della parità di genere, sia per gli operatori e chi opera nella cooperativa, ma anche all'interno dei servizi. Il fatto di garantire un lavoro dignitoso e la crescita economica ai nostri soci, ai nostri collaboratori, con le difficoltà dell'oggi, senza dubbio, che comunque abbiamo sottolineato, ma che la cooperativa si impegna nei limiti delle sue possibilità a continuare a garantire a tutti. Il tema della riduzione delle disuguaglianze. Ridurre le disuguaglianze si fa soprattutto garantendo a tutti di arrivare al punto di partenza alle stesse condizioni. Allora lì, se arriviamo tutti ad avere la casa, un diritto all'abitare, un diritto alla salute, un diritto all'istruzione, almeno le condizioni di partenza sono garantite. Togliere gli impedimenti a chiunque, diciamo, per partire allo stesso livello è il nostro impegno per ridurre la disuguaglianza. E soprattutto per i più fragili, pensiamo a tutte le persone in estrema marginalità che incontriamo nei servizi di strada, al dormitorio, nei progetti di riduzione del danno, dove spesso si incontra la fragilità più forte. E poi il fatto di contribuire ad avere città e comunità sostenibili in 2 modi, sia perché all'interno dei nostri servizi struttura, intendo, cerchiamo di garantire laddove possibile gli impianti rinnovabili, energie rinnovabili, quindi fotovoltaico, dicevamo della fitodepurazione fatta nell'immobile di Fara, non essendo richiesta, diciamo, un po' perché invece con il nostro operare garantiamo che i comuni e soprattutto le città dove ci sono i nostri colleghi che garantiscono il diritto, garantiscono l'esistenza di luoghi dove la persona può andare senza, non so come dire, senza limite, senza dover presentare nulla, senza prendere l'appuntamento, ma chiedendo un supporto e ricevendo una risposta, garantisce appunto la massima accoglienza e che quella città diventi una città più accogliente. Ecco, i puntini colorati sotto richiamano l'obiettivo, quindi questo era un po' il nostro modo per ritracciarlo all'interno del documento. Grazie, ok. Allora ringrazio formalmente l'Opificio 512, che sono i grafici che hanno insieme a Francesco pensato appunto come
permettere a tutti di intuire minimamente il lavoro. Ecco una cosa, noi diamo tantissimo dettaglio al tema qui all'interno, poi capite che nei limiti dello spazio insomma si dovrà anche un po' scegliere una cosa comunicare. Ai dati delle persone che abbiamo ospitato all'interno dei residenziali. Vi invito però a guardare i numeri qui dietro, c'è una sintesi con i numeri della cooperativa, non sono tutti ma ci sembravano un po' i più eloquenti, dove vedete in verdino molto chiaro tutti i dati delle strutture residenziali, le 16 comunità, la comunità educativa per minori, 594 persone hanno fatto richiesta di entrare e quelle che sono entrate eccetera. Nei sei servizi di riduzione del danno e limitazione dei rischi, Brescia, Bergamo, Cremona, Crema, Mantova e Valle Camonica nella limitazione dei rischi, 2.900 persone incontrate, alle quali è stato dato un supporto e una risposta. 57 posti di appartamenti di housing, che sono case, diritto alla casa e all'abitare per persone che o in uscita dal carcere o con fragilità hanno potuto avere un tetto sulla testa e non solo, perché con tutto l'accompagnamento educativo che poi ne conseguiva. Quindi questi sono davvero la sintesi, ho già parlato troppo e mi scuso, e grazie ancora a tutti anche per la presenza di oggi e buon lavoro, insomma buona presentazione a chi mi segue poi. Lascio la parola quindi a Gabriella per proseguire. Dopo due relazioni così profonde ci vuole un po' di leggerezza, secondo me, nel senso che, per carità, non si vuole banalizzare assolutamente ciò che è stato detto finora, ma penso che davvero un po' di leggerezza per le fatiche che quotidianamente viviamo abbiamo diritto. Abbiamo diritto di avere leggerezza, di poter ridere, di poter anche sorridere, a volte anche di prenderci in giro del lavoro che stiamo facendo, perché qualcuno ci chiede se siamo dei missionari, se siamo dei volontari, chi siamo. A volte non capiscono il nostro lavoro e stamattina penso che sia stato fortemente ribadito. Innanzitutto ringrazio voi tutti che siete qua, io porto anche i saluti di alcuni che oggi non possono essere presenti, ho sentito l'assessore Fenaroli che avrebbe avuto il piacere di essere del Comune di Brescia ma impegnato in altre situazioni, alcune realtà del territorio bergamasco che però anche loro hanno il bilancio e quindi l'approvazione di bilancio, la Caritas cittadina, per cui in realtà con cui noi quotidianamente lavoriamo, può essere che c'era Giungiunga, la garante, ma aveva delle tesi di laurea, però faceva il possibile per esserci. Per cui davvero grazie a tutti per la vostra presenza, ringrazio in particolare la Riccardo che è sparito, Valeria Negrini che deve ancora arrivare, ma perché credo che la presenza della politica che ci rappresenta sia importante in questi momenti, soprattutto di conoscere cosa i servizi fanno, perché a volte la politica è molto lontana da ciò che noi facciamo e credo che invece sia importante conoscere il lavoro quotidiano che facciamo. Per tornare alla leggerezza, oggi vi presento che cosa abbiamo deciso di fare. Come consiglio d'amministrazione avevamo due strade, o farvi dormire e leggere 110 pagine come stamattina ci sono state dette, ma in realtà l'invito che vi faccio è di leggerlo, anche appuntate, non tutto insieme ovviamente, perché rappresenta quelle persone che sono state, quei numeri che oggi Elisa ci ha rappresentato, ma sono quelle persone che noi accogliamo, incontriamo in strada, nei drop-in, nelle carceri, che incontriamo e accogliamo nelle nostre comunità, nei dormitori, nei center, tutti i servizi che stiamo gestendo. Quelle persone che hanno diritto di cura, dove il diritto di cura deve essere garantito, anche se una persona è senza permesso di soggiorno, solo perché ha un colore diverso dalla nostra pelle. Credo che questo sia il nostro compito e sia l'importanza. Oggi lo facciamo in maniera diversa. Abbiamo deciso di affidare a un gruppo di soci che si sono liberamente aderito a questa proposta, un gruppo di 15 soci che rappresentano sia i servizi residenziali sia i servizi non residenziali, quindi chi lavora in carcere, chi lavora nei drop-in, la comunicazione trasversale, perché Francesco ha partecipato, per presentarci il bilancio in maniera molto diversa. Io non vi garantisco il risultato, perché scuso eventualmente, per cui non arrabbiate col consiglio d'amministrazione o con me o con Giovanni che eravamo i promotori di questa esperienza,
Per cui non so cosa sarà il risultato, so che c'è molta ansia, preoccupazione a presentarlo perché ha paura di brutta figura. Parlano di quadri parlanti, già questo un po' mi inquieta rispetto a questa cosa, però siamo aperti e quindi come sempre alle sfide della nostra cooperativa. Io adesso volevo ringraziare a mio modo, per chi mi conosce, le persone che hanno partecipato, lasciando un po' un compito anche all'assemblea di pensare chi sono. Saluto i due fanti della regina che hanno partecipato al gruppo, all'uomo a cavallo, alla ricciola del Torrazzo, alla ragazza del fumetto, all'uomo con la maglietta riga, avete presente i Dalton, lo speaker della cooperativa, però questo è facilissimo, la cantante della cooperativa di Bessimo, noi abbiamo una cantante che spesso nel periodo di Natale ci offre delle bellissime canzoni, la coppia operatore volontario, l'uomo ombroso, la piccola libraia e il gruppo di giovani, giovanissimi soci che io ho avuto l'occasione di incontrare al momento della presentazione del gruppo. E questa cosa mi ha fatto riflettere che spesso non ci conosciamo e forse è ora di imparare a conoscerci. Grazie. Grazie a tutti. A questo punto qua darei la parola a Umberto che ci introdurrà tutto il lavoro che ha fatto questo gruppo. Grazie e buon lavoro. Intanto controllo che il mio pennello sia scritto giusto, mi scaglia, non mi sceglie. Allora, compito difficilissimo quello della leggerezza, insomma. E soprattutto sono rimasto stupito di che le persone che ho incontrato in questo mese e mezzo, le 15-14 persone che ho incontrato in questo mese e mezzo, avessero queste caratteristiche che Gabriella ci ha raccontato. Qualcuna e qualcuno forse lo individuato. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esercizio. Prima cosa, ci siamo incontrati e ci siamo incontrate. Proprio primo passo. Ci siamo visti la prima volta qui a Brescia, poi altre tre volte online. Io sono un socio della cooperativa Codici, che si trova a Milano, quindi per rendere la cosa sostenibile per il lavoro, per l'ambiente, è stato più facile incontrarci online. Poi ci siamo conosciuti, abbiamo deciso cosa fare e siamo partiti dai nostri desideri, diciamo dal desiderio. Il desiderio più grande che ci è sembrato avere è stato quello di raccontare il bilancio sociale in un modo il più possibile leggibile, il più possibile leggero, il più possibile per tutti e per tutte. Ci siamo divisi in gruppi come prima cosa e l'abbiamo letto, analizzato, destrutturato, ricostruito. I gruppi che ora, dopo di me, appunto, vi racconteranno le loro parti sono gruppi che parleranno per la prima parte delle persone e della struttura, nella seconda parte delle attività e delle reti che la cooperativa ha, e nell'ultima parte parlerà del futuro, dell'innovazione. Ora io lascerei la parola al primo gruppo, che è forse Francesca. Ecco, prego. Umberto è preoccupato perché non gli abbiamo inviato le slide. Ma non ho mani di controllo, quindi va bene.
Giovanni, hai fatto di tutto per parlare, sì. No, veramente. No. Secondo me toccava Chiara. Sì. Ricordiamo che era una parte. Ce la siamo toccata. Nessuno vuole parlare. Allora, facciamo così, ma non puoi io. Noi cosa abbiamo fatto? No, aspetta che stai. Ma Francesco non recepisce. No. Anche Francesco fa parte del gruppo. Che abbiamo visto questa mattina. Si ritrova a redigere il bilancio sociale, di cui parliamo questo pomeriggio, con le nostre modalità, e mette in atto tutta una serie di valutazioni sugli obiettivi dell'anno precedente, con i piedi piantati nel presente e lo sguardo nel futuro. Questo è un aspetto molto poetico, manca la rima cuore e amore, e l'ho fatta tutta. Si parte da una barba di dati e di numeri, che si intrecciano tra loro e, come si diceva questa mattina, spesso sono di difficile comprensione. Si espongono i passi avanti e i passi indietro della cooperativa e dei suoi servizi. Si raccontano le difficoltà e le criticità incontrate. E con sta barba di Covid ne abbiamo avute tante difficoltà, che perdurano ancora oggi. Ma si racconta anche di quanto ben costruito da mantenere o consolidare. Come è stato anticipato, questo consiglio di amministrazione, che ringraziamo, ha scelto e proposto di affidare questa barba di presentazione del bilancio sociale ad un gruppo di soci guidati da Umberto Biscaglia, che ringraziamo anche lui nonostante la barba di lavoro che ci attendeva. Così abbiamo letto in anteprima tutto il bilancio sociale, faccio un inciso non previsto, e noi abbiamo dato una bozza di 160 pagine. Stamattina abbiamo scoperto che sono un centinaio, grazie per il lavoro che ci avete affidato. Sono 160. Ma peraltro sono sbagliato. Io stamattina ho detto buttate subito. Buttate subito. Su questo ci hanno fatto lavorare. Perché i nostri servizi non erano chiusi, Abbiamo riflettuto e scambiato opinioni per arrivare ad estrapolare quegli indicatori che potessero dare un'idea, la nostra idea concreta, del lavoro, dell'impegno, della complessità gestita che ogni socio e dipendente mette nella cooperativa di Bessimo nella barbosa quotidianità. Per poter scorrere insieme a voi il 2021 ci siamo divisi in sottogruppi e a questi sono state affidate in maniera del tutto casuale le parti del bilancio sociale. Al nostro gruppo è stata affidata la prima parte, quella che nel documento riguarda sostanzialmente i primi capitoli, struttura, governo, amministrazione, un po' di storia, tutte cose che tra l'altro abbiamo sentito già. Questa è la terza volta che sentiamo. Sapete qual è stato il primo commento che è risuonato nella chat ristretta, appena collegati, e non farò i nomi? Che barba! In un bilancio sociale di quasi 160 pagine, oggi so che sono 100, la parte più formale, quella più istituzionalizzata, che spesso salti nella lettura o che leggi distrattamente perché pensi di sapere già quello che puoi trovare, è capitata a me. E adesso, come valorizziamo tutto questo? In che modo renderlo comprensibile a chi ascolta? Anche al fornaio che ha l'attività qua sotto e che alle 3 di mattina, barba non barba, si alza per fare il suo lavoro. Diciamoci la verità, questi lavori rischiano sempre di essere una barba e una noia, soprattutto per chi non vive da dentro la cooperativa. Una barba che però vale la pena di raccontare, con semplicità e alla fine ci siamo detti con onestà. Prima Gabriella Feraudi, perché è una delle prime cose di cui ci siamo resi conto.
in realtà in questo malloppo di carta ci siamo resi conto di una cosa importante, che quando la cooperativa, questa cooperativa, la nostra cooperativa di Chiara scrive, è davvero un ritratto della realtà e non è scontato, non è assolutamente scontato, e questa cosa ci ha fatto riflettere, al di là della balla, della noia ovviamente reali, nel leggere alcune pagine, però ci siamo resi conto che è una fotografia reale di tutti i giorni, perché come dicevi tu Gabri prima, il bilancio è pieno di numeri, ma questi numeri sono tutte le persone che abbiamo aiutato, sono tutti i dipendenti, sono tutte le persone che collaborano, sono numeri dei pensieri, delle emozioni, delle parolacce, di tutto quello che esce in un anno di lavoro, e tutto questo è ben riassunto in questo malloppo di carta. Quindi è noioso, ma perché in realtà è pieno di noi, e questa cosa davvero ci ha fatto pensare. A noi è toccata questa bellissima parte, a random, quando è capitata a noi abbiamo detto, io che fortuna, non si può dire qualcosa in francese. Per cui abbiamo detto, va bene, guardiamoci la stessa parte qui. E guardandola, vai Franci, il bilancio parla di, cita degli articoli importanti, e noi ci siamo resi conto che fondamentalmente questi articoli sono tutti racchiusi nella nostra mission. Anche questa mattina la direttrice l'ha nominata, l'ha letta, è la cooperativa sociale di Bessimo, fondata sulla partecipazione democratica dei soci, offre servizi sociosanitari, sociali, eccetera, eccetera, eccetera. La mission è assolutamente proprio precisata e analizzata nelle sue singole parole e negli articoli. L'articolo 3 parla di scopo mutualistico. Abbiamo scritto, abbiamo fatto una sintesi, qual è il fine fondamentalmente della cooperativa di Bessimo? Il perseguimento dell'interesse generale della comunità, la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini. Nella mission questa cosa è ben precisata. Non leggo fino lì, ma non ci leggete, quindi evito di leggerlo anch'io. L'articolo 4, l'oggetto sociale, è sostanzialmente tutto quello che offriamo. E mi viene da dire neanche tutto, perché mettere davvero tutto sarebbe difficilissimo e quelle pagine aumenterebbero. Abbiamo fatto una sintesi che trovate, è specificato molto bene nel bilancio. Iniziative, servizi terapeutici di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili, attività e servizi di assistenza domiciliare, di assistenza sanitaria, eccetera, eccetera, centri diurni, altre strutture con carattere animativo. Non li leggo tutti perché sembrerebbe una noia, ma è tanta roba, è davvero tanta roba. Di questo non ci siamo assolutamente resi conto. E poi ci sono altri due articoli, Francesco un attimo in pausa, ma non li prendiamo, siamo in ragione. Gli altri articoli ce ne sono l'articolo 26 e l'articolo 27. E mentre leggevamo questi articoli, per fortuna abbiamo Adriana, che da buon avvocato rompeva le palle e ci ha aiutato a capire meglio questa cosa, però ci siamo detti, noi abbiamo un organigramma pazzesco. E questa roba qui forse c'entra, no, con questi articoli. Ma soprattutto l'aspetto di questi articoli che volevamo sottolineare è l'aspetto di democraticità. Quando si dice che tutti possono candidarsi, è reale. Poi che lo si voglia fare o meno è un altro discorso. Però l'aspetto di democraticità in una cooperativa grossa come la nostra, crediamo che sia davvero importante sottolinearlo. Giusto, poi? Cosa abbiamo? Ecco, poi ci siamo detti, ma in fondo di questa barbosissima parte, che cos'è che ci interessa mettere a fuoco del 2021? Quello che ci interessa mettere a fuoco è che, nonostante il Covid, perché c'è stato e l'abbiamo vissuto tutti, non possiamo dare nulla per scontato. Nonostante il Covid, ci sono stati dei contratti che sono passati da tempo determinato a tempo indeterminato. Da part-time a full-time, quattro persone abbiamo messo i numeri, da full-time a part-time. Da full-time a part-time significa che la cooperativa ha accolto l'esigenza di alcuni lavoratori di cambiare il proprio tipo di contratto, e questo è stato fatto. Non è scontato nemmeno questo. Nella slide successiva forse ci sono, ecco, le dimissioni, 37 dimissioni, a fronte di 37 dimissioni ci sono state nuove assunzioni 32. Credo che il telefono di Grazia sia il telefono più sfruttante della cooperativa di Bessimo. 14 maternità, e tutto questo abbiamo detto, che nome gli diamo? Ma gli diamo tutela del lavoratore. Qua ci siamo anche interrogati su questi numeri, perché se è vero che la cooperativa vanta un numero di assunzioni importante, un numero di contratti davvero tutelanti, è chiaro che quando vediamo che c'è un numero di, come facci, che
quando la popolazione di lavoratori è molto giovane, da una parte diciamo che bravi che siamo, largo ai giovani, spazio ai giovani, però dall'altra parte ci interroghiamo, perché credo sia doveroso farlo, che cosa succede dall'altra parte, come mai a volte perdiamo dei pezzi per strada. E non è una critica, è davvero un elemento di criticità sulla quale ci sembrava importante porre l'attenzione, a maggior ragione perché davvero poi le assunzioni, siamo tutti in affanno perché mancano operatori, però guardando i numeri, caspita, allora forse cambia un po', no? Abbiamo un paio di occhiali un pochino più, più attendibili. Stamattina sono stati citati i benefit, altra cosa non scontata, perché nell'anno Covid tutti abbiamo osservato ditte che hanno chiuso, famiglie che sono passate in uno stato di povertà alla velocità della luce, e chiunque in cooperativa può lamentare qualunque cosa, ma sappiamo tutti che il 15 di ogni mese il nostro stipendio è salito sempre, nonostante tutto, e non possiamo darlo per scontato, come non diamo per scontato il fatto che ci sia un'attenzione al ruolo femminile, alla tutela della genitorialità, sia femminile che maschile. Quindi i contratti di cui parlavamo prima per noi è proprio un valore aggiunto. Cioè, questa flessibilità è in assoluto, secondo noi, la grande tutela che la cooperativa di Bessimo, a differenza forse di altri, ma non ci interessano in questo momento gli altri, ha saputo sottolineare. E questa cosa ci siamo detti, ma forse un grazie ogni tanto si può anche imparare a darlo. I benefit, qui li abbiamo un pochino riassunti. La multa è in mezzo perché alzi la mano chi non ha mai preso multe. Chi ne ha presa più di una? Perfetto. Quando prendiamo le multe e pensiamo, per fortuna la cooperativa ne paga una bella fetta, siamo tutti felici. Non è una cosa da nulla, assolutamente. I permessi retribuiti, cioè, scusate, Francesco, sto morendo, ma non li prendiamo. Quell'omino là in fondo è la polizza assicurativa, perché ci siamo detti, noi siamo assicurati in tante cose e lo scopriamo ogni volta che abbiamo bisogno. Anche questo non è scontato. Quando ci viene detto trovato un mezzo, non usare il tuo mezzo, è una frase che sembra banale, ma banale non è. È una grandissima tutela che apprezzano molto le persone che viaggiano tanto in macchina. Aiutatemi, ho dimenticato qualcosa? No? Sono stata noiosissima. La convenzione per i pranzi, bravissima. Convenzione per i pranzi. Il pranzo. Io ho provato a chiedere a tante amicizie, chi di voi ha il pranzo pagato? Pochissimi. Noi l'abbiamo. E non è cosa da nulla. Ma la cosa davvero che ci premeva sottolineare per questi primi capitoli noiosissimi, vagosissimi, era proprio il fatto che il 2021 non ci deve portare a dare per scontato tutto quello che scontato non è. Quello che per noi è doveroso in realtà è forse una nota positiva, diversa, di cui siamo molto fieri di dire anche noi facciamo parte e siamo cooperativa diversa. Giovanni, a te. 1, 2, 3. Bene, devo tirare le conclusioni di questa prima parte. Come dicevamo, c'era il rischio che fosse una Francesca, scusami. Non lo so. Però... sia per i temi che dovevamo toccare, no? Ma è proprio in quella barba che nasce la cooperativa di Bessimo. Una barba folta, rassicurante, talvolta ispida, schietta e sincera. È la barba di Don Alento Tignossini, il nostro fondatore che ancora prima del 1976, affacciandosi ad una finestra, vede giovani, uomini e donne per strada, i loro problemi, i loro fallimenti, le loro risorse, e l'arrivo disarmante e devastante delle sostanze. Non c'erano ancora i doveri del bilancio, le regole del sistema, gli accreditamenti con Regione Lombardia, i principi dell'appropriatezza e tanti altri adempimenti e obblighi burocratici che sono nati negli anni. E aggiungo giustamente a garanzia dei servizi offerti alla cittadinanza e al diritto di cura delle persone. Una barba che per dovere di normativa è stata tradotta, traslata nella nostra mission e nella nostra vision. Non un semplice banale copia e incolla come spesso accade.
e su internet troviamo tante belle mission, tante belle vision, statuti facili facili e pronti all'uso. La parte più formale e istituzionalizzata che abbiamo trattato ora è stata la fin troppo semplice traduzione dei valori iniziali di Don Redento, che nel 2021 sono ancora saldi, chiari, visibili e toccabili, perché la cooperativa di Bessimo si può toccare, a beneficio delle persone che incontriamo nei servizi, dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori, dei volontari e dei tanti San Tommaso che vivono un po' qua e un po' là. Ecco, questo è l'ultimo pensiero che abbiamo condiviso quando si è chiusa la chat del nostro primo incontro. E credo, così, per concludere questo pensiero, Don Redento se n'è andato quando è arrivata quella roba qui, che ci ha obbligato a mettere una barba, e quindi in qualche modo è un'eredità che prendiamo e che ci ha permesso di trasformare il Covid in un trampolino importante. Grazie colleghi. Alcune parti, proprio come si fa in una mostra in cui essere illuminato è solo quello che interessa, intorno insomma c'è altro, no? C'è un frame che non viene osservato. Continuiamo a parlare ora delle reti, giusto? Spero. Delle reti e con il secondo gruppo che è composto da tre persone. Cimimo, Nick e Jacopo. Noi abbiamo illuminato un po' meno perché costa dell'energia. Abbiamo chiesto a me. Illuminato per il tempo. Diciamo che hai messo con le candele. Lo sai, eh. Non ha detto. L'aria condizionata della tua auto è. Con ghiacciolo, con ghiacciolo, con ghiacciolo, la mia prima auto. Non sanno tutte queste storie. Nel senso che io avevo inventato il primo condizionatore e poi il ghiaccio davanti alla bocchetta dell'aria, negli anni 80, tanto che due parti. Ah, mancano le scarpe. Francesco, però. Perché è sempre colpa la bianca. Se adesso un po'. Abbiamo spento anche tutte le nostre slide. Conoscere le attività, che vuol dire le fatiche, gli sforzi, le sfide che il lavoro all'interno della cooperativa porta anche a chi la cooperativa non la conosce o la vede da fuori o la vede al di là di dimora o anche a chi semplicemente, o meglio, non prende in mano il bilancio, non lo legge. Allora abbiamo fatto un altro esercizio
ok? È stato quello di chiederci cosa, quali sono le cose che più possono rendere la nostra quotidianità. E molte volte le cose che rendono la nostra quotidianità sono le gallerie dei nostri cellulari, le fotografie che scattiamo, le fotografie che scattiamo sul lavoro, in famiglia, con gli amici, con le amiche, in giro per le nostre città. E, oppure le gallerie delle chat che ci scambiamo con i colleghi e le colleghe nei gruppi di lavoro. E allora abbiamo costruito questa mostra che abbiamo chiamato i quadri parlanti della cooperativa. I quadri parlanti della cooperativa Vessimo sono una mostra che fatta di immagini raccolte dalle persone che hanno partecipato all'esperienza, direi, al percorso. E sono immagini che raccontano il lavoro, le sfide, gli oggetti, il caffè, la macchinetta del caffè di Cimì, le pantofole grandi indossate dal bambino nella comunità di Monique, la Vespa invece che è la nuova Vespa fiammante di una persona che appunto lavora, un utente di Jacopo mi sembra. Sono tutti frammenti di una quotidianità, ma sono anche un ponte che porta al qualcuno, chiunque passando, chiunque fruendo di questa mostra, a conoscere un po' di più quello che accade all'interno del vostro lavoro. Mi viene in mente la scimmietta del gruppo di Chiara, ecco, che è lì, o quello scambio di biglietti che vedrete che Adriana ci ha voluto raccontare. I quadri si chiamano parlanti perché sono quadri che non rimangono muti, non sono solo da guardare, ma sono anche quadri da ascoltare. Ascoltare in che modo? Ognuno ha costruito un audio che va da un minuto a 4-5 minuti e raccontano questi oggetti, raccontano queste situazioni, raccontano questi luoghi. E sarà molto semplice, andando poi nell'altra parte della location, ci sono questi quadri appesi, un QR code, voi semplicemente potrete, avvicinando il telefono, ascoltare questi racconti. Questi racconti che parlano essenzialmente dei diversi mondi che la cooperativa mette insieme, raggruppa. Io penso, non ho più niente da dire. Sei così interessante che ti ascolterei chiamare, quindi vai pure avanti. Spero, insomma, è stata un'esperienza che spero sia piaciuta. Raccontare il bilancio sociale non con i numeri, non con le parole, ma con delle immagini, dei suoni e delle voci, penso sia un'esperienza quantomeno nuova anche per me, nel senso è stato un esperimento che abbiamo fatto e ritengo riuscitissimo, ma ci direte voi, insomma, poi godendo della mostra. Ce l'abbiamo fatta. Il secondo gruppo, grazie. Un applauso. Allora, le principali reti con cui ha collaborato la adesso c'è l'immagine, ma non viene scoperta. Ce la descrivi tu, Giovanni. Questa sono le varie reti. La faccio passare. Ha collaborato la cooperativa di Vessimo nel 2021 e sono stati 48
minori, 106 servizi per le dipendenze, quindi CERT, Spinoa, con ATS Brescia, Montagna, Valpadana e Bergamo, sono stati sottoscritti contratti che hanno regolamentato gli ingressi degli utenti in comunità. Sono stati svolti 5 tirocini di orientamento da parte di utenti e questo ha portato alla stipula di 5 nuove convenzioni con cooperative sociali. All'interno delle varie strutture sono stati gestiti 26 tirocini universitari e di scuole secondarie. Sono continuate le collaborazioni con i vari comuni, le province, le scuole, col CIA, le unioni cooperative, CNCA, enti del terzo settore, il consorzio Acrobati di Brescia e l'associazione Casello 11, quindi quella dei volontari, che nel 2021 sono aumentati di 10 in numero rispetto al 2020 e quindi per un totale di 45 volontari. Quindi il nostro CIA. Sì, io uno dei fondatori dell'associazione Casello 11 nei primi anni 2000 e il numero dal 2018 al 2021 si è passati da 150, 90, 60, 47, quindi c'è stato un calo, però io non mi fermerei sui numeri ma più su quanto questi volontari, e io non ho tutti i dati di questi volontari, quanto possono contribuire davvero nelle comunità, nei vari servizi, a realizzare quello che è la mission della cooperativa, perché anche il volontario contribuisce se vengono, come si dice, se si cerca di far sì che questo volontario abbia le competenze, perché ho visto che negli ultimi anni arrivano diversi volontari che hanno delle competenze che nemmeno l'operatore può fare quello che sta facendo il volontario. Quindi penso che sia importante guardare in avanti e soffermarsi prossimo anno, la cooperativa debba davvero vedere quanto i bisogni dei volontari e i bisogni della cooperativa in sinergia riescono davvero a far diventare valore aggiunto la presenza di questi volontari all'interno dei servizi, per far sì che il volontario possa esprimersi al meglio. Io mi ricordo l'anno scorso, nel 2021, solo nel progetto Emozioni Verticali, due volontari, abbiamo fatto accompagnamenti più di 700 ore, nonostante le chiusure, eccetera, più di 700 ore abbiamo accompagnato giovani, ragazzi, adulti, tra arrampicate, escursioni e camminate, ma in tutte queste camminate, escursioni, eccetera, e fuori dalla comunità, io credo davvero un'apertura alle comunità, all'esterno, incontrare le altre persone, ne abbiamo incontrate in giro, e sono storie raccontate, perché mentre cammini, mentre fai esplorazioni dei territori, le persone si aprono. Io arrivo da tre giornate di bici con delle comunità della famiglia Nuova, quindi tutto l'altro andando fino a Valtidone, fino a Alba con Rinascita, rappresentando, io essendo socio della cooperativa di Bessimo, volontario della Casello 11, e sono nel consiglio direttivo dell'associazione Sport e Comunità, quindi rappresentavo 3-1 tutte queste realtà che fanno del volontariato e accompagniamo le persone e lì le persone si aprono. Quindi poi abbiamo accompagnato, soprattutto erano tanti dal carcere, arrivavano, quindi erano in affidamento e lì ti parlano della loro storia. Quindi penso sia importante sottolineare in questa collaborazione con i volontari che questi ci siano, che siano valorizzati davvero e che l'anno prossimo non sia solo un numero, ma sia davvero entri in questa, ma che valore aggiunto porta questa realtà all'interno del servizio, Covid o non Covid, no? Quanto contribuiscono davvero a migliorare quello che è già il progetto, il programma della comunità. Questo non devo toccare. Beh, forse l'abbiamo già visto diverse volte e chi ci lavora lo sa, partendo da Malono, dove abbiamo Casa Amica, ci sono i minorenni, scendendo verso la valle, Capo di Ponte maschile, Civitate Camuna, dove c'era Monique, dove ci sono le ragazze madri, Bessimo 2 sono gli appartamenti, Ronio ci sono le comunità familiari, a Bessimo abbiamo i maschili, la maschile,
Adro ci sono donne, femmine, comunità femminile. Le donne femmine. Cosa? No, dico le donne femmine. Sì. Non sarò. Femmine. Sai qualcuno si crede. Cellatica però è la regina dei cuori, dove c'è il progetto e la, per il gioco patologico, e forse l'avete già, è già stato elencato tutte le realtà che abbiamo invece sulla strada, sui progetti da Crema, Mantova, Cremona, Brescia, eccetera. Faro Livana, maschile, e Pugliano, sempre maschile, Gottolengo femminile, Ponte Vico e Gabbioneta sono altre realtà di nuclei familiari, Manerbio, sempre comunità maschile, San Giorgio, maschile, nel Mantovano, Paitone femminile, magari ho lasciato qualcuno, Cremona è sempre una comunità, una realtà maschile. C'era un'immagine che ci ha mandato del vecchio, Marco del vecchio, che probabilmente poteva anche presentare, però mi risulta che non c'è più. Quindi ci penserà Jacopo. Era un'equipe descritta. Intanto si è scritto l'immagine. Il microfono. È un cartellone che abbiamo realizzato a Manerbio nel primo lockdown, quindi nel 2020, che è servito a sviluppare un'arte che ci è servita tanto nel 2021 anche, quindi è quella dell'improvvisazione, perché trovarsi chiuso il laboratorio per più di 2 mesi e dover tenere comunque un gruppo di 15 o più persone ci ha fatto impegnare il tempo in maniera diversa rispetto a quella che a cui eravamo abituati, quindi alcune certezze le abbiamo dovute abbandonare e abbiamo dovuto creare altre cose senza essere totalmente pronti. E la foto del cartellone che abbiamo realizzato è un cartellone realizzato da 10 ragazzi sulla resilienza, quindi abbiamo fatto un gruppo di riflessione con un incontro unico, non gli incontri strutturati che facciamo di solito, e diciamo che sono emerse parecchie riflessioni interessanti che forse se non ci fosse stato il Covid magari non avremmo mai, neanche mai scoperto. E il cartellone sulla resilienza è collegato anche alla seconda immagine. Niente, dopo ve lo facciamo vedere. Grazie Luca, davvero Luca, ci stai aiutando da stamattina. Un applauso Luca. Grazie. È questo, già descritto. È collegata anche alla seconda immagine, che è un'equipe fatta a Bergamo, che rappresenta un po' la nuova modalità di fare equipe che abbiamo imparato appunto dal 2020 ed è proseguita nel 2021. Quindi in questo caso è stata all'aperto, ma a volte è stata anche in contesti diversi, tipo
Ok. Alcune supervisioni, ad esempio, abbiamo fatto in sala pranzo, non è più, in sala TV, scusate, cosa che prima non avevo mai neanche pensato, quindi la capacità anche di adattarsi a nuovi ambienti, a nuovi contesti, appunto, tornando a prima, di dover improvvisare. E l'equipe fatta con le mascherine simboleggia un po' che tutte le attività che abbiamo dovuto fare con i ragazzi con le mascherine, quindi gruppi, colloqui, che già affrontano temi abbastanza pesanti e non banali, quindi doverli fare anche con la costruzione delle mascherine è stato pesante, difficoltoso, soprattutto per gli utenti che magari erano meno abituati di noi. E nonostante tutto però siamo andati avanti e siamo riusciti a portare avanti tutto il nostro lavoro anche nel 2021, dove magari si intravedeva un po' la luce all'inizio, invece è stato comunque un anno parecchio tosto e difficile. Riabituarsi adesso alle nuove aperture, si spera, non sarà scontato, anche perché tanti magari hanno cominciato proprio nell'epoca Covid a lavorare in comunità, o anche gli utenti non hanno vissuto la comunità prima del Covid, quindi sarà una sfida interessante. Continuiamo tecnica permettendo e con il terzo gruppo abbiamo provato a rendicontare dunque in un modo diverso. Non so voi, noi spesso ci ritroviamo a rendicontare istituzioni, fondazioni e quant'altro, numeri, importi, cifre, virgole, e qui stiamo rendicontando in un modo un po' così più libero, più anche più divertente e più leggero. E prego, il terzo gruppo è sul futuro e l'innovazione. Grazie. È possibile. Sì, è questa l'innovazione. Prima ci hanno detto siamo democratici, fate voi. Ci danno bilancio 160 pagine, scopriamo che è di 100, ma quello che ci è andato è dell'anno 2020, adesso questo. Quindi noi saremo molto sintetici, perché se ci mi è arrivato da quella tre giorni, adesso io devo partire, andare lì via per fare l'ultima giornata, questo è il bilancio. Ok? Però questa è l'innovazione. L'innovazione mette in evidenza le contraddizioni umane di cui anche noi siamo attori protagonisti. E l'altra evidenza, se intendo un attimo, siccome sono stato anche per qualche anno presidente dell'ANPI, a proposito del 2 giugno, il mutualismo, quello che sta facendo Bessimo, io vengo dall'esperienza di un'altra cooperativa, effettivamente questo avviene, forse direi che i principi di fondo dal 3, 4, 5 della Costituzione italiana sul riconoscimento della dignità umana, diritti per tutti, eccetera, che sono i principi, i primi 12 della Costituzione, adesso vengono, c'è un forte tentativo di venire, di far sì che vengano applicati. E questo non lo dobbiamo dare per scontato. Perché stiamo passando da cooperative che comunque, con tutte le multe che ho preso, vengono però mai preso una multa, meno male che ci sono tutta una serie di sconti, eccetera, se no devo fare un mutuo per pagare. Quindi grazie a voi, grazie dell'esperienza, sia quelle belle che sia quelle non belle, come ad esempio Cirino ha piantato e se n'è andato in pensione. Possiamo partire? Ok, finiamo, prego, pubblicità. Io riprendo il filo dell'inizio, che era la barba. Infatti parlando del sistema qualità, che per chi lavora in qualità è il lavoro. Però c'è qualcosa di positivo. No, allora, vi avete un'immagine che è un po' il lungo del pianto di ogni operatore, che quando dice arriva il controllo qualità, cominciamo a trovare tutti i moduli, il faldone, l'altro lato, cerchiamo di capire, ho fatto tutto, dobbiamo andare dei pezzi, dobbiamo capire.
quindi quella è un po' la disperazione della migliore operatura. Il sistema qualità in realtà tanti moduli che hanno però degli obiettivi sensati, nel senso che da un lato c'è tutta quella parte di capire quanto operatori, persone che incontriamo e servizi siano soddisfatti del servizio che proponiamo, quindi c'è un po' tutta quella parte dei questionari che serve per andare a vedere cosa è stato fatto, cosa si può fare meglio e in che modo si può essere più coerenti con gli obiettivi che abbiamo. Quindi il fatto di monitorare costantemente ogni anno ci dà modo sempre di migliorarci con le criticità che possono emergere. E dall'altro canto anche di prendere la via meglio, quindi avere strumenti sempre più adeguati per le esigenze che emergono. L'altra parte sicuramente riguarda anche il fatto di organizzare nel modo migliore le risorse che ci sono. Quindi se a livello di servizio proposto all'esterno cerchiamo di migliorarci, a livello invece delle risorse interne cerchiamo di fare in modo che fruttino sempre al meglio, quindi di arrivare a un risultato il migliore possibile. L'altra disperazione del nostro capitolo erano i milioni di numeri che abbiamo incontrato nelle pagine, perché quando abbiamo cominciato a leggere la parte che riguardava il sistema qualità erano percentuali, numeri, punteggi, tutto quello che riguarda appunto la raccolta dati che il sistema qualità fa. La raccolta dati che viene fatta ho notato una frase prima di tutta questa raccolta dati che diceva: ok, perfetto, raccogliamo un sacco di dati, ma idealmente vorremmo riuscire a implementare questa modalità per valutare i cambiamenti anche a medio e lungo termine anche in un altro modo che non sia solo la valutazione di impatto, quindi solo quella di risultato. E mi sono un po' aggrappata lì, nel senso che sicuramente il fatto di raccogliere dei punteggi, di avere in mente quanti percorsi vanno in un certo modo e vanno in un altro, è un punto di partenza, ma forse è proprio solo il punto di partenza, perché il cambiamento misurato in numeri, sì, ok, ma forse non rende proprio l'idea di quello che facciamo, nel senso che a livello di strumenti dovremmo valutare l'efficacia, quindi prendiamo un obiettivo, cerchiamo di capire ogni volta e forse non solo alla fine di un percorso, ma anche a medio e lungo termine, quanto di quell'obiettivo che ci siamo dati all'inizio di questo percorso è stato raggiunto. E quindi un po' questo è quello che riguarda il sistema qualità, la valutazione di impatto. Sicuramente importante tutta la parte dell'accreditamento che si vedeva anche nella slide precedente, perché il fatto di essere servizi accreditati da un lato ci richiede parecchi standard, dall'altro ci garantisce di svolgere un lavoro sicuramente di impatto a livello sociale. Passo la parola al prossimo formazione, Tomacco. Sì, a me è toccata invece la parte riguardante la formazione, che chiunque di voi lavora in cooperativa, sono tutti presenti, insomma, sa che essere capo a Grazia e a Moira, che non vedo più, probabilmente se n'è andata, e che è una che l'immagine, va bene, però le cose che devo dirvi penso che siano abbastanza semplici anche senza le immagini, che non si è fermato ovviamente nemmeno durante il 2021, anche se ovviamente il metodo era quello prevalentemente a distanza. E anzi, così come è successo per l'AIPARS, è al contrario di quello che ha detto stamattina Giovanni, che è andata a ritmi ridotti nel 2021, noi abbiamo aperto un sacco di servizi nell'area carcere nel 2021, anche la formazione ha dovuto aggiungere dei pezzi, per esempio tutta la parte inerente alla questione Covid, che prima non c'era evidentemente, e quindi oltre alla formazione obbligatoria, oltre alla formazione per il Covid, il 2021 si è caratterizzato per un serrato confronto fra i responsabili delle comunità appunto Grazia per poter programmare l'inizio, sembra che sia l'utilizzazione del 21 del registro della formazione, così come per poter leggere bene i bisogni che le comunità e i colleghi della comunità hanno continuamente di aggiornarsi, di poter rimanere in qualche maniera legati all'evoluzione, che nel nostro lavoro è assai, assai importante e spesso insomma, passa in secondo piano di fronte alle emergenze e alla quotidianità, soprattutto in periodi di crisi come è stato quest'anno. Due gruppi di formazione interna tra i più importanti sono stati quello sulla comorbidità, scusate, che ha coinvolto 60 colleghi, 4 repliche di questo corso, e quello sull'esecuzione penale esterna, che invece coinvolge una circa 20-25 colleghi con 2 repliche. Anche i nuovi assunti sono stati, diciamo così, affiancati con un protocollo specifico per
per poterli inserire in maniera, diciamo così, sempre più coordinata, ma anche coinvolgente nell'attività in cui sono inseriti, e anche la formazione specifica è stata fatta per i nuovi assunti, così come, ed è l'ultima cosa, anche tutti i servizi di prossimità, i servizi di strada, i servizi di inclusione, della inclusione, sono stati, diciamo così, messi è stato possibile per loro potersi, diciamo così, formare durante l'anno come se fosse un anno qualsiasi, cosa che non è stata. C'era l'uno delle ore, era l'unica specifica, ecco, le 31,5-6 ore per staff in realtà sono ben oltre quello che prevederebbe la norma, e questo è anche grazie appunto ai colleghi che si occupano di queste specificarie. Sono gettate le basi per un master, quindi una formazione specifica delle dipendenze che in realtà non esisteva. Quindi direi che è una cosa da segnalare, che è formazione interna cooperativa, perfetto, ma anche il fatto che ci sia a livello all'esterno della cooperativa una formazione specifica è qualcosa che non esisteva prima di questo, quindi direi che è un punto forte che ci voleva. Passiamo invece adesso a parlare degli housing. Se parliamo dell'housing, nuovi spazi e nuovi luoghi, già anticipo che se salta il monitor, ci siamo pronti per accompagnarvi di persona personalmente nella parte, ok? Così cominciamo. Allora partiamo da quello romanico. Quindi sono stati aperti degli appartamenti per persone che, terminato il programma, bisognano di un ulteriore accompagnamento e inserimento abitativo e accompagnamento anche alla ricerca del posto di lavoro. Anche a Fara sono stati aperti due appartamenti per 4 persone, a Rogno altri appartamenti, Civitate Caruno, San Giorgio e Manerbio, che potete vedere. Nel caso, io posso ipotizzare, questa è un'innovazione perché non viene richiesto dalla Regione Lombardia questo tipo di servizio qua, casomai qualche operatore, qualche socio avesse bisogno di un appartamento, anche lui è bisognoso. In che senso? Perché gli appartamenti sono stati pensati inizialmente per persone che hanno fatto un percorso ma non hanno una rete esterna, ma questo non c'è l'ipotesi, se non ho sbagliato a capire, anche per persone che dall'esterno bisognano di un appartamento. Quindi io mi sono già prenotato. Buona giornata a tutti, ringraziate il Signore che avete fatto funzionare. Devi passare il filtro della Karin però, Sì, la Karin è sposa, hanno visto il giorno oggi per capire che questi appartamenti all'incirca danno ospitalità a 20 persone? Sì. Ok, 20 persone. Ad oggi sono occupati da 8 persone. Lo fanno, so che ci sono 3 persone, 2 ragazzi e un signore. Grazie di tutto. Ciao ciao. Allora, l'ultimo aspetto che ci andavamo ad illuminare e di descrivervi era appunto questo piano strategico triennale, che è relativo al triennio 2020-2023. Sono una serie di obiettivi che intendiamo spendere come cooperativa sul medio e lungo termine. Allora, questo piano strategico è stato redatto dagli 8 membri del CDA, però in realtà viene anche dal basso, quindi è stato fatto sulla base di una lettura dei bisogni che è stata realizzata dai responsabili di tutte le aree. I presupposti di questi obiettivi sono, l'obiettivo era quello di dare degli obiettivi realistici che puntassero a consolidare l'esistente, a implementare e a migliorare, laddove possibile, e anche ad innovare. In alto, nel consolidamento, c'è proprio dettagliato proseguire nell'informatizzazione, direi che stiamo andando proprio in questa direzione. Tra le varie cose che sono già state anche parzialmente sottolineate, c'è il discorso del welfare aziendale, secondo me molto importante. Per quanto riguarda l'innovazione nelle aree, è stato attivato nel febbraio del 2022 il reparto di riabilitazione alcolologica presso l'ospedale Calzolo sull'Olio, che è gestito in cooperazione con la Fondazione Ricchi Dei e la cooperativa di Pessimo.
Per quanto riguarda invece l'ultima parte appartenente all'equazione, io penso che proprio quello che è accaduto oggi è un po' quello che viene indicato come percorso per accedere ai soci. E diciamo, quindi queste possibilità di partecipazione che tutti abbiamo nella cooperativa basta rispondere presente. Quindi vorrei ringraziare un po' Gabriella che, per quanto leggera sia, ha delle mani veramente pesanti. Ha finito tutti delle percosse. Io ringrazio te che mi hai portato a fondo. Siamo un po' lunghi, Giovanni, abbiamo ancora 10 minuti, ce li concedete, sì. Ancora 10 minuti e poi abbiamo finito, vi lasciamo liberi e libere. E boh, immaginavo che questo esercizio che abbiamo fatto ci ha portato un po' di consapevolezza, cioè proprio di presa di coscienza di tutto un organismo. Mi sembra una cosa molto bella. Alla fine, comunque sia, abbiamo cercato di stare lontani dai numeri, ma nei numeri siamo inciampati, in particolare è inciampato Nicola, volontariamente, mi ricordo. Tutte le cose che mi riguardano, solitamente sono cose volontarie. E ora, niente, per concludere, diamo i numeri. Ecco, quindi in particolare Nicola vi racconterà come diamo i numeri, come il gruppo ha dato i numeri. Diamo i numeri potrebbe sembrare il titolo di questa parte, in realtà è una semplice constatazione, vista un po' la situazione della prima parte. Allora, abbiamo estrapolato una decina di numeri dal bilancio, quindi questa cosa servirà, alcuni numeri sono già stati, diciamo, tra virgolette, indicati e spiegati, servirà come ripassino finale, diciamo. Allora, per partire, i primi numeri che abbiamo deciso di sottolineare sono quelli relativi a chi siamo, meglio quanti siamo. Le i dipendenti della cooperativa sono 182, mentre le nuove persone assunte che sono state assunte nel 2021 sono state 32. Ci sono l'88% di questi contratti sono a tempo indeterminato. Abbiamo deciso di sottolineare i contratti part-time, per quale motivo invece che quelli full-time? Per sottolineare un po' quanto la cooperativa, come ha detto anche prima Francesca, viene incontro a livello di flessibilità, soprattutto alle mamme. Io vorrei sottolineare che durante il 2021 delle 14 maternità totali, 2 erano nella mia equipe, quindi è stato anche molto divertente. Ricordo il collegamento su dove è andata a casa di Sara. Ok, mi ricordo la cucina di Elisabetta che diceva sarei incinta. Oltre alle persone che sono assunte dalla cooperativa ci sono 36 collaboratori esterni, quindi laddove non abbiamo delle risorse interne andiamo a cercare senza tantissimi problemi delle competenze fuori. Tra questi collaboratori esterni ci sono i consulenti, ad esempio la Fantasina c'è il consulente legale e c'è il consulente finanziario, che sono delle figure che sono veramente molto importanti, anche per rispondere a tutta una serie di bisogni specifici che l'utenza va portando, diciamo. I volontari e i volontari dell'associazione Casello 11 sono 45, erano 45 al 31/12 del 2021, adesso sono già 62. L'ultima è stata inserita da pochissimo tempo ed è finita dritta per Triano, quindi per dare un po' di idea abbiamo aperto questo canale, andrà ad aiutare Marco e la gente di rete, e quindi per dare l'idea, come diceva Cimi, è importante secondo noi portare delle competenze, quindi il volontario magari non è proprio quello che fa solo i chilometri in accompagnamento, ma ad esempio la Fantasina aveva una volontaria che ha portato un'attività di yoga che è parte integrante della diciamo mesa d'offerta. Le sedi fisiche della cooperativa sono 26, come era stato detto anche prima. In realtà noi andiamo anche fuori, abbiamo un camper, quindi siamo anche sulle strade, andiamo nelle scuole, ci sono stati 70 contatti durante il 2021 nelle scuole e siamo anche in carcere, come dicevamo prima. I nostri zero nel 2021 sono stati zero, in realtà però non è una cosa che deriva un po' dal quadro pandemico, i nostri day off sono zero in realtà da
46 anni, perché la prima comunità è stata aperta nel 76. Le ore lavorate da dipendente da dipendente da cooperativa sono state 229.000. Anche qui abbiamo disturbato un po' la sede amministrativa per chiedere questo numero, anche per, diciamo, vedere se lo scritto fa sempre un certo tempo. Come dicevamo prima le colleghe, le ore dedicate alla formazione di questi del 2021 sono state 2.821. Le prestazioni da remoto sono state più di 10.000, nel senso, questa è una stima veramente fatta a ribasso. Abbiamo ipotizzato una decina di ore per moltiplicata per tutti i servizi residenziali. In realtà saranno molte, molte di più. La cosa interessante, ad esempio, per portare un altro esempio dalla fantasina, è che noi abbiamo sperimentato delle attività anche laboratoriali che siamo riusciti a portare avanti da remoto. Quindi, se immaginiamo anche un utente di una certa età, dai 65 ai 70 anni, che da casa si attiva, quindi acquisisce tutta una serie di competenze anche tecnologiche e riesce con il tablet a partecipare a un'attività, cioè, espressiva, quindi non solo di parola. L'ultima slide, quindi sono arrivati vivi, i beneficiari e le beneficiarie sono più di 4.000, come sottolineava un po' anche Lisa stamattina. Le persone accolte nei servizi residenziali sono 5.516. In realtà poi i numeri veramente altissimi vengono anche dai contatti che sono stati fatti tra la riduzione del danno e la limitazione dei rischi. Parliamo circa di 2.900 persone. Abbiamo incontrato, come dicevo prima, 70 studenti nelle scuole, circa 352 in carcere e circa 1.000 nei servizi di contrasto alla povertà, quindi dormitori Pizzolini e l'Help Center. L'ultimo numero è un numero negativo e sono stati posti letto che sono stati destinati alle quarantene per il di isolamento. Questo numero ci sembrava interessante da riportare, anche perché è un numero ridotto. Siamo riusciti dopo tutto ad organizzarsi in maniera tale da non togliere troppi posti alle persone che avevano bisogno di noi. Grazie. L'esercizio è finito, ora non so, tu? Giovanni, vuoi chiudere tu? Ecco, dopo questa iniezione di leggerezza, proviamo la pesantezza, eh? No, scherzo. Penso di interpretare il sentimento di tutti, ma davvero per noi consigli di amministrazione è stato così un tentativo, come dicevate anche voi, per cercare di coinvolgere nuove persone che fanno parte della cooperativa da più o meno anni, perché CMI è in cooperativa da mezzo secolo, però voglio dire, altri sono in cooperativa da poco. Per cui il tentativo era stato quello di fare leggere appunto le nostre attività a delle facce nuove, delle persone che sono cooperativa da poco tempo e che svolgono non ruoli di direzione come normalmente succede in un'assemblea, solo che è il consiglio che presenta i dati dell'attività. E io personalmente mi sono emozionato in certi momenti, per cui davvero penso che sia doveroso ringraziare Umberto Biscaglia, mi scuso per il cognome, ma io sono una frana nel ricordare i nomi, quindi mi scuso. Grazie davvero a Umberto, ma grazie davvero a tutte le 15 persone che in questo mese e mezzo, perché non è stato tantissimo il tempo che avete avuto a disposizione, con davvero un ottimo risultato e complimenti di nuovo. Come dicevamo prima, abbiamo invitato Valeria Negrini, presidente di Federa Solidarietà Regionale, e Riccardo De Facci, presidente del CNCA, ad ascoltare un po' questo nuovo modo di presentare l'attività di una cooperativa come la nostra, che è una cooperativa storica, vecchia e anche di dimensioni territoriali abbastanza ampie, di ascoltare un po' questa presentazione e di portarci, avendo avuto anche poco tempo per prepararsi sicuramente, perché abbiamo consegnato entrambi il librone di 100 e passa pagine stamattina, quindi oggi a Valeria lo facciamo il giorno fa, quindi non ho avuto il tempo, però voglio dire, penso che
entrambi possono fornirci, così anche e soprattutto dal ruolo che ricoprono, dal punto di vista, diciamo, di osservazione del fenomeno delle cooperative, del terzo settore, dei servizi di cui ci occupiamo noi, portarci alcune suggestioni, portarci alcuni sguardi, alcune prospettive per il futuro che ci possono sicuramente essere utili per continuare a portare avanti la nostra avventura e cercare soprattutto di riuscire a coinvolgere anche nuove persone all'interno delle nostre organizzazioni, perché è necessario che dopo aver essersi battuti per 40 anni per far sì che certi servizi diventassero diritti in Italia, e ci siamo riusciti, per molti versi ci siamo riusciti, adesso è necessario che riusciamo anche a garantire che questi servizi possano essere valorizzati, riconosciuti dalle istituzioni, e che le nuove generazioni vedano e trovino spazio in queste realtà del terzo settore, come quelle della cooperazione, per poter portare con modalità nuove il loro modo di essere, di rottura, di essere di innovazione, di essere di propositività per il futuro. Per cui invito a salire Valeria e Riccardo e chiediamo loro di farci una non si sente più, di portarci le loro sensazioni e, diciamo, lo sguardo sul futuro. Grazie. Parte Valeria, direi che... Assolutamente sì. Prego Valeria, grazie. Cioè abbiamo fino alle 19? No. Devo due quattro di tempo? No, assolutamente. Ok. Valeria, no, per me sì. No. Beh, buongiorno innanzitutto a tutti. Saluto molte persone che conosco. Ringrazio dell'invito, ringrazio molto la cooperativa anche per un aspetto che a volte viene trascurato, non è magari conosciuto molto da tutti i soci, da tutti i lavoratori. Ieri noi abbiamo fatto il primo incontro del Consiglio regionale di Federsolidarietà, quello che è stato eletto l'11 maggio nell'Assemblea di rinnovo cariche. Ieri il Consiglio ha nominato la Presidenza. Nella Presidenza abbiamo riconfermato il vostro Presidente Giovanni Zoccatelli. Mi sento di ringraziare Giovanni perché nei 4 anni precedenti ha dato un contributo notevole alla crescita di tutto il gruppo e notevole rispetto poi anche alla specificità del tema molto ampio delle dipendenze, ma mi sento di ringraziare voi come cooperativa, perché consentire a una persona di dedicare del tempo alla rappresentante non è da tutti, e quindi è anche un grazie, che perché la rappresentanza vive anche grazie alla generosità delle cooperative che consentono ad alcune persone di qualità come Giovanni, come altre che sono qua presenti, di dedicare del tempo a lavorare per tutto il sistema cooperativo. Quindi un grazie a lui e un grazie anche a tutti voi. Sarò breve, non ho slide, quindi sarò breve anche perché cosa dire una cooperativa così brava, mi viene da dire, no? Per le cose che Giovanni racconta, ma per le cose viste anche in questo piccolo opuscolo, per la scorsa veloce che ho dato invece a un allopone da 100 pagine, ma non ero qua dall'inizio, però ho visto almeno 3 gruppi e quindi ho visto i risultati anche di questo lavoro. Allora proprio a inquadrare questa mia brevissima riflessione richiamando un po' quelle che sono le parole che abbiamo usato nell'Assemblea di rinnovo cariche dell'11 maggio. Le parole chiave erano alleanza, bene comune, comunità e conoscenza. Provare un po' a declinarle sia rispetto a questa cooperativa sia rispetto un po' alle aspettative
a cui richiamava prima Giovanni, a cui siamo tutti tenuti. Io credo che da un lato noi dobbiamo essere estremamente consapevoli, forse più di quanto lo siamo stati finora, del ruolo fondamentale che noi giochiamo non tanto nel sistema di welfare, ma lo ricordava qualcuno prima, nel ruolo della garantire la democrazia e il legame in questo paese. Perché forse dobbiamo cominciare a vedere il lavoro della cooperazione sociale insieme a molte altre organizzazioni del terzo settore non semplicemente come qualcosa collegato, connesso esclusivamente al welfare o ai servizi di cura, come spesso vengono chiamati, ma come uno strumento che garantisce a questo paese, alla nostra società, di garantire quei diritti che la Costituzione repubblicana e democratica ha cercato, ha quantomeno codificato che devono essere garantiti a tutti, e quindi avere questa consapevolezza in ogni servizio di questa cooperativa, ma mi viene da dire in tutti i servizi, in tutti i progetti, in tutti i lavori che le 1200 cooperative sociali legate a Conf Cooperative fanno, a cui aggiungo tutte le altre, delle altre centrali cooperative e anche quelle fuori. Allora la prospettiva anche di un impianto strategico che sottolinea questa cosa mi porta a dire questo. Da un lato il tema delle alleanze, la vostra è una cooperativa che ha costruito tantissimi legami e tantissime alleanze con altre cooperative, con altri enti, con altre rappresentanti, fate parte del CNCA, fate parte del CEA. È una cifra, credo, che dobbiamo ricordarci tutti quando costruiamo attraverso alleanze un rafforzamento della nostra rappresentanza, perché è un rischio che possiamo correre tutti, e di essere in quei luoghi non tanto a rappresentare la nostra cooperativa, o peggio ancora, come capita alcune volte, a rappresentare se stessi, non con questa smania un po' di protagonismo. Non è così per voi, nella figura di Giovanni, ma credo che sempre di più il tema delle alleanze porti alla necessità di aprire a chi la pensa in maniera diversa da noi. C'è molta fatica a confrontarci con quei soggetti che pongono, che hanno un punto di vista diverso dal nostro rispetto alle dipendenze, rispetto ai migranti, rispetto ai senza dimora, rispetto ai poveri. È evidente che l'alleanza poi la costruisci cercando di individuare insieme quelli che sono i punti in comune, che rafforzano quindi poi i messaggi che tu vuoi mandare, ad esempio alla politica, ad esempio alla regione, ad esempio ai comuni, ad esempio alle ATS o alle SST. Però la stagione estremamente difficile e complicata che abbiamo davanti per tutti i motivi che voi conoscete, dal fatto che la pandemia ha lasciato problemi gravissimi, non solo di tipo economico, al fatto che si aggiungono i problemi economici e le tensioni adesso causate dalla guerra con l'Ucraina, al fatto che siamo comunque una società ancora profondamente disuguale, e questi due fenomeni che ho appena citato rischiano di aumentare ulteriormente le disuguaglianze, al fatto che siamo un paese che ha un debito pubblico impressionante e che se non riuscirà a far fruttare le risorse del PNR noi condanniamo la povertà assoluta ai nostri figli e ai nostri nipoti. E uno mi dice, ma di cosa c'entra la cooperativa di Bessimo? C'entra anche la cooperativa di Bessimo, ovviamente. C'entra perché c'è bisogno, per affrontare queste sfide, di costruire maggiore coesione. E la coesione la costruisci partendo da quelli che la pensano come te, ma cercando di confrontarti con coloro che non la pensano come te. E capire se è possibile, intorno ad alcune questioni fondamentali, avere la pazienza di perdere tempo, risorse, per confrontare con chi ti sembra più lontano. Questo non per unanimismo, non per includere tutti, perché poi alcune scelte vanno fatte, e se poi c'è bisogno di anche contrapporsi o differenziarsi lo si fa, ma non a priori, non pensando di avere in tasca la verità sui temi che ho detto prima, no? Ma davvero aprirsi a cercare di condividere di più i nostri pensieri e le nostre ipotesi di cambiamento, le nostre ipotesi di cambiamento con le ipotesi di cambiamento degli altri. Il secondo punto è la conoscenza, abbiamo detto.
Ricosta una cooperativa, io veramente vi ringrazio. Oggi, in queste settimane su Vita, si è aperto il dibattito l'università della cooperazione. È importante che ci sia un'università della cooperazione, è molto importante influenzare le università, poi c'è tutto il tema educativo degli educatori che non si trovano più, poi torno su questo punto. Voi siete una cooperativa che è riuscita a istituire un master di specializzazione incardinato all'interno dell'università. Vorrei che vi faceste un ulteriore applauso, perché questa cosa è fondamentale, che avete investito tempo, risorse, competenze, creato, avete cercato chi vi poteva aiutare, no? Per mettere a disposizione uno strumento come quello di un master, che non serve ovviamente solo alla cooperativa di Bessimo, ma serve alla comunità. Quando si parla tanto di che cos'è la comunità e cos'è il bene comune, è anche questa cosa qua, lavorare perché si crei qualcosa il cui beneficio ricade sul più alto numero possibile di persone. E qui si è lavorato creando appunto un percorso che ha a che fare con le competenze specifiche che questo settore, che questa area, mi viene da dire, richiede ormai sempre di più, proprio per differenziarsi, il nascondersi a volte anche di alcuni fenomeni di dipendenza. Quindi veramente grazie anche da questo punto di vista. Sulla conoscenza metto anche, e questo non è tanto una battuta per gli incidenti di oggi, il tema di digitalizzazione. Il tema di digitalizzazione, ho visto che tra i programmi strategici c'è appunto quello di una maggiore informatizzazione, e direi anche digitalizzazione, non sono proprio la stessa cosa, perché ad esempio ha a che fare da un lato con la sostenibilità ambientale, cioè vedere i plichi di carta del sistema qualità e come questo può essere trasformato invece in un sistema attraverso un sistema informatico, vedere come un'organizzazione, e qui credo che l'ha detto qualcuno forse prima del mio intervento, come anche durante la pandemia alcune cose impensabili sono diventate possibili anche a strumenti digitali, e questo ha reso possibile un modo diverso di lavorare che non è alternativo ma può essere complementare. Vuol dire anche cambiare le modalità in cui si organizza proprio il lavoro della cooperativa, ma viene da dire è lavorare anche perché il tema della digitalizzazione oggi in questo paese non diventi un ulteriore elemento di disuguaglianza. Quindi vuol dire lavorare anche per digitalizzare le competenze dei vostri lavoratori e soci, ma anche delle persone che sono accolte nei vostri servizi. Perché altrimenti, voi pensate cosa vuol dire oggi una persona che tra poco, senza lo SPID, non potrà fare nulla. Un meccanismo non complicatissimo, ma neanche semplice per chi non ha confidenza con questi strumenti. E faccio proprio l'esempio dello SPID, ma ce ne sono mille altri rispetto alla digitalizzazione, ovviamente. Allora, il tema è come non lasciamo fuori nessuno nemmeno da questo tipo di transizione. E chiudo sul tema bene comune e comunità. Il primo bene comune per una cooperativa, anche per una cooperativa sociale, altrimenti non riesce a fare l'interesse generale, è il bene comune dei propri soci, dei propri dipendenti. Quindi mi sembra che qui di lavoro ne avete fatto tantissimo. Perché il bene comune è anche prendersi cura, come si fa a prendersi cura degli altri se la cooperativa non si prende cura dei propri lavoratori, delle proprie lavoratrici, dei propri soci. Mi sembra che la strada da questo punto di vista sia veramente ben intrapresa e già ben percorsa dalla vostra cooperativa rispetto a quello che fa aziendale, rispetto alle maternità che sono una risorsa. Io proporrei di dare un premio alle donne che fanno dei figli in questo paese, ad esempio, no? E non pensare che sia un problema organizzativo. È una grazia ricevuta per il futuro, per il nostro paese. Così come il fatto di usare anche risorse economiche per incrementare il capitale sociale attraverso gli stormi, no? O per arrotondare, no? Stipendi che non sono magari brillantissimi. Mi vengo al tema e chiudo davvero sul tema comunità, perché oggi il tema degli educatori, questo è un altro dibattito che sta esplodendo anche con prese di posizione dure a Milano l'altro giorno, no? Lo sa il CNCA, perché è partita anche da questo gruppo, CNCA è uscito con un comunicato molto duro
su non accettare più di convenzionarsi con il Comune di Milano per la gestione di alcune comunità minori, perché le risorse messe a bando, vanno messe a convenzione, diciamo così, per l'accreditamento sono insufficienti. Le risorse su un tema che voi non lo devo dire a voi perché ha riguardato i minori, ma riguarda ogni tanto l'indipendente, dove poi parte della stampa e parte della politica va a nozze sulle fake news, no? Quindi siamo partiti per quanto riguarda i minori dal caso di Bibbiano e l'abbiamo fatto diventare il terzo settore che vuole portare i bambini e lucrare i bambini alle famiglie, vuole lucrare su questo. Il tema delle dipendenze e delle povertà, dove questo diventa una colpa, quindi perché mai dovresti occuparti dei poveri, quantomeno delle persone con dipendenze. Il tema poi dei migranti, perché se sono biondi con gli occhi azzurri allora si accolgono, se invece sono neri vengono da altre guerre, no. Allora noi dobbiamo combattere su questo, ma il tema dei minori apre anche il tema, la scelta fatta apre il tema di quanto vale il welfare. Allora, la prima cosa che dobbiamo imparare a dire è quanto vale per noi. Allora, il gesto di non accreditarsi, il gesto fatto a Milano di non accreditarsi al Comune con Milano e dire che ci sono 590 posti in meno per minori, è una posizione molto difficile da prendere, perché sembra che non si vogliono dare risposte a bambini che hanno bisogno di questo servizio. Ma vuol dire anche che proprio perché è importante che questi bambini abbiano una risposta, il lavoro di cura è un lavoro estremamente dignitoso, estremamente importante. Nell'assemblea dell'11 maggio, chi c'era di voi, un intervento del professor Vitale dall'Università di Parigi ha detto una cosa veramente che dobbiamo tenerci a mente. Lui dice: guardate che il tema del welfare è inteso come un settore non produttivo, il lavoro di cura inteso come un settore non produttivo, è un falso ideologico anche dal punto di vista economico. E questo l'ha fatto vedere la pandemia, perché nella pandemia ci siamo resi conto che tutti i nostri servizi, e vi ringrazio di averli tenuti aperti tutti, come molte cooperative sociali hanno fatto, ci si è resi conto che senza chi cura le persone e senza chi si prende cura di chi deve fare altro, nessuna persona è produttiva, cioè si ferma la produzione di questo paese. Allora forse il lavoro di cura e welfare è il più produttivo di tutti, perché garantisce a altri che devono produrre di poterlo fare. Questa cosa dobbiamo ricordarci. Allora il welfare che vale vuol dire che noi dobbiamo dare valore, vuol dire che non dobbiamo accettare mai più, lo dico una cooperativa che non lo fa, ma vi prego di tenerlo a mente, di dirlo quando incontrate questi fenomeni: mai più gare al massimo ribasso, mai più gare al massimo ribasso, mai più competizioni tra di noi su quanto paghiamo in meno gli operatori, e incentivare tutte quelle forme di cura della persona che sono il welfare aziendale, che sono i benefit, cioè mettere a frutto la ricchezza che questa cooperativa produce anche per generare valore anche per le proprie persone. Allora il welfare che ha questo valore è un prendersi cura dell'interno, prendersi cura verso l'esterno, e chiudo come ho cominciato, è un welfare che dice qualcosa di che immagine noi abbiamo del nostro vivere insieme, perché il welfare è strettamente un tema politico, è strettamente un tema politico, perché è un tema che ha a che fare con qual è il patto che noi tutte persone, cittadini, prima ancora che organizzazioni, facciamo tra di noi per garantire che la Costituzione sia approvata, che la democrazia sia vera, che la partecipazione sia reale. Non avere la consapevolezza che il welfare non è un insieme di servizi, ma è un tema profondamente politico e che richiede quindi conoscenze, competenze, dialogo, conflitti, condivisioni, e richiede poi risorse adeguate, è un condannare appunto il welfare ad essere visto soltanto in maniera residuale, soltanto come qualcosa che ha a che fare con i servizi e quindi con dei costi. L'esempio di questa cooperativa va in questa direzione, quindi io credo che oggi Don Redento sarebbe molto soddisfatto di voi. Grazie. Grazie Valeria, grazie davvero per sul tema del valore appunto che ha il nostro lavoro dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'insieme della società in cui viviamo, perché davvero noi ce lo diciamo da tanto tempo, da tanti anni, ma è fondamentale.
fondamentale davvero che riusciamo a far passare questi concetti, a far capire quanto quello che facciamo sia significativo per chiunque, non solo per le persone direttamente all'interno delle nostre comunità, per dire, ma anche per l'intera collettività. Grazie. Darei la parola a Riccardo, che vediamo che suggestioni ci porta. Allora, qualcuno di voi mi conosce, anche perché ci conosciamo da, con qualcuno dicevamo da subito dopo gli anni 90, insomma, con qualcuno che ho messo insieme, lo dico, no? Perché una delle mie prime assemblee della CNCA aveva qualcuno di voi insieme, presenti, e di questo sono fiero, ma per dire cosa? La prima cosa, grazie dell'invito, grazie a Valeria per aver detto cose che a questo punto posso non dire io nel mio pezzo più nazionale, ma che condivido totalmente. E posso, nella mia schizofrenia consapevole, perché io mi sento educatore, mi sento responsabile di cooperativa, sono presidente del CNCA e altre robe varie, medaglie di affinite. Però volevo con voi condividere, anche per il lavoro che avete presentato sul bilancio sociale, alcune riflessioni. Voi avete presentato dei dati in cui è, lo dico così da un po' da amico, siete naturalmente bravi, però questo essere naturalmente bravi ha un prezzo, ha una fatica, ha un ragionamento. E allora, siccome ho di voi tante fotografie, anche negli ultimi mesi, se io avessi dovuto mettere le foto, metterei le foto del 21 con qualcuno di voi che era a Viterbo, in quel rave folle, che come CNCA abbiamo... Ecco, che come CNCA abbiamo difeso, scrivendo una lettera alla ministra, al Ministero dell'Interno, dicendo in un momento come questo noi dovevamo essere là. Ragazzi, mi emoziono, sono a una certa età, quindi non ditemi. Però la fotografia di Viterbo in quel posto folle, no? Non lo sapete, ma sono passato, io in Umbria sono passato, mi è bastato vedere, non so che età, e sono andato da un'altra età. Però è un modo per dire noi siamo comunità, siamo territorio, ma siamo anche lì dove 4.000, 5.000 folli, 10.000. No? Sono arrivati in alcuni momenti 10.000, alle 4 del pomeriggio era un po' meno per fortuna, facciamo un caldo mostruoso, e dove 80 operatori, tra cui i vostri, si sono resi disponibili a fare in modo che le situazioni fossero meno difficili, fossero meno dure, eccetera. E questa è una fotografia importante che nessuno racconta, o hanno stata raccontata troppo poco. Lo dico dal presidente del CNCA che lì ha detto noi lì dovevamo stare, come siamo in comunità, come siamo sui territori, dobbiamo essere lì. No, dobbiamo essere lì perché è lì che ci stanno interrogando su cosa sta succedendo alle persone più giovani. E l'altra, lo dico, perché siete anche l'altro pezzo, l'altra fotografia era di alcuni di voi presenti a Genova, alla conferenza nazionale, l'abbiamo voluta in un certo modo, abbiamo voluto non far parlare quegli stronzi che vivono in collina e che si fanno vedere solo nei momenti istituzionali, abbiamo scelto una posizione politica forte, in cui essere comunità vuol dire avere strutture non da 300 posti, da 1500, vuol dire avere posti legati al territorio, in cui accompagniamo le persone, in cui facciamo... E essere a Genova ha voluto dire anche raccontare queste cose. E io credo che questa sia un'altra fotografia che vi dovete portare a casa. La terza fotografia era quello che alcuni di voi hanno seguito nel grosso lavoro che abbiamo provato a fare insieme come CNCA, nei movimenti web, abbiamo parlato di PNR, abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato di riduzione del danno, presenze importanti e che attualmente vedono due di voi, erano tre, due di voi partecipare alla scrittura del piano nazionale per la prima volta dopo 40 anni, partecipato, con 300 operatori che stanno partecipando alla scrittura del nuovo piano nazionale antidroga. Scusate, io faccio solo il rappresentante in questo momento, ci siamo fatti un culo così perché 300 operatori venissero ascoltati, perché un piano nazionale non venisse scritto solo da qualche dirigente. Qualcuno dice, vabbè, chi era a Genova ormai fa parte del... che sono amico della ministra. No, la ministra ha scelto di riconoscere nel CNCA, nel nostro lavoro, un modo di lavorare che
Fabiana Dadone ha deciso essere un modo di lavorare che vuole riconoscere e di cui voi siete espressione. Allora volevo condividere queste vostre foto, perché sono le nostre foto. Pensare al disgraziato in bici che fa portare le persone che arrivano dal carcere, che mi fa un bacio così, divertente, eh? Però è un modo bello di stare. Sono partito da questo, perché questo è essere una realtà come la nostra. Essere una realtà come la vostra, dico nostra perché mi sento a casa. Potrei invitare voi in alcuni dei nostri bilanci sociali e probabilmente ci racconteremo cose molto simili. Per raccontare che Bessimo è la realtà più grossa, forse c'è la Gisa del Mesuriano, non c'è la Sera Misurata, con Cooperativa Lotta, di cui dove lavoro, perché lavoro anche ogni tanto, sulla riduzione del danno, e che abbiamo mantenuto e abbiamo continuato a farlo, malgrado ci abbiano infilato nei progetti europei, malgrado ci abbiano chiesto prestazioni quantomeno discutibili, un modo di lavorare, eppure ci siamo fatti tutti voi, come l'essere comunità nelle diversità che voi state esprimendo, nelle diversificazioni. Vi siete diversificati. Dico una cosa, per la prima volta, io ho un forte dubbio che voi siate la realtà di comunità d'accoglienza più grossa vera d'Italia. Perché la comunità incontro tanto sbandierata, c'ha 120 posti accreditati. Sono andato a trovarla in numero, vi faccio anche il papalaio, come la fare definizione della comunità incontro, no? E beh, dopo i preti del CNCA, un laico, tocca fare anche queste cose. Però hanno 120 posti accreditati. Ma che c'è? Ho detto. San Patrignano racconta di avere 1500 posti, ma ci hanno là i bambini, le mamme, eccetera. Ne hanno chiesto di accreditarne 100. Prima erano 400, diciamo, adesso sono 100 posti. Allora, e quindi siete la realtà tra le realtà più grosse sulla riduzione del danno? Siete tra le realtà più grosse che fanno accoglienza in Italia? Siete tra le realtà più grosse sparse sul territorio? Allora forse volevo restituirvi che quelle fotografie, quel bilancio così noioso, raccontava anche tutto questo. Ce l'ha fatta leggere in 10 minuti, un quarto d'ora massimo, però volevo restituirvi delle cose su cui stiamo ragionando tutti insieme e me le avete sollecitate, le ho scritte adesso, non le avevo scritte prima. Allora voi avete raccontato, nelle cose che c'è nel vostro bilancio, elementi importanti, come abbiamo resistito al Covid, ma insieme alle nostre e ai nostri ospiti, chiudere le strutture quando fino al giorno prima accompagnavamo fuori il più possibile, l'ausilio, l'accompagnamento al lavoro fuori dal carcere, e poi invece uno sforzo che molti dei nostri ospiti hanno capito per chiuderci insieme. Non è cambiato il livello della qualità della relazione, però abbiamo dimostrato che quello era un modo per tutelarci tutti insieme sulla salute. Abbiamo ospitato persone, sono arrivati meno persone perché l'evento è stato oggettivo, ma da un altro lato, mentre questo succedeva, gli operatori di strada erano in strada. Erano nei luoghi più disperati, perché in quel momento era vera disperazione. Essere io presente a Rogoredo, perché i nostri erano a Rogoredo nel Parco del Groaro, voi sareste stati a Cremona, a Brescia, a Bergamo, ma stare lì nel deserto, con la polizia che vedeva solo noi e loro, i nostri compagni di strada, ha voluto dire tanto. Il terrore del Covid, portare, rivedere la riduzione del danno, la riduzione dei rischi in un'ottica di attenzione sanitaria. Le mascherine, la tutela sanitaria, l'attenzione al contatto, alle persone che non stavano bene l'accompagnamento. Ha voluto tutto dire non scappare anche nei momenti più duri. E io mi emoziono ancora quando penso a questo. Scusate. Però adesso come siamo? Allora voi la state scrivendo, ma io credo che per giorno dovreste scrivere. Stiamo scrivendo una storia di politiche sociali in un momento in cui la povertà relativa e assoluta aumenta, la povertà educativa aumenta, la distanza digitale rischia di essere povertà e distruzione. Tutta una serie di situazioni di emarginazione rischiano di essere di marginalità pura sui territori. E allora l'ausilio, il territorio, l'inclusione sociale, la mediazione, la giustizia riparativa,
la riuscita dal carcere, incominciano a essere degli impegni che rispondono non solo al bisogno delle persone, ma a un bisogno di scrittura di welfare diverso. E qui voi lo scrivete, ma io ve lo dichiaro, qui c'è una scommessa di che cosa vogliamo essere noi nei prossimi mesi. Valeri lo sapete, lo condividiamo in tutta una serie di momenti, perché quel ragionamento che voi fate, gli obiettivi di Asnis piuttosto che altro, sono impegni per una scrittura sociale. E allora vuol dire non essere solo comunità, ma essere come abbiamo scelto insieme nel CNCA. Non ci chiamiamo più Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti, ma ci chiamiamo Coordinamento Nazionale di Comunità Accoglienti. Non comunità di accoglienza, ma comunità accoglienti. Vuol dire il nostro impegno col territorio, che voi avete nei vostri numeri, nelle vostre case, nell'accompagnamento, nel lavoro carcere. Allora questo però cosa vuol dire? Un elemento quasi filosofico che ci, ma che diventa un elemento di lavoro importante, che è il rischio, lo diceva Valeria, di chiuderci, di farci chiudere nell'angolo della gestionalità. Le rette, le prestazioni, i bisogni, la funzionalità. Ecco, forse la scommessa futura che voi avete già scritto in quel bilancio è come passare da una richiesta quasi da ancellare i prestatori d'opera. Tenetevi là in comunità, il più possibile, non li perdiamo. Vi diamo anche l'integrazione per il Covid, così mettiamo a posto il bilancio. No, non ce li abbiamo regalati, abbiamo dovuto lottare. Il nodo è che noi però abbiamo un'altra visione. Adesso scherzo sullo sport, ma sul lavoro, sulla casa. Noi sì, probabilmente siamo bravi professionalmente in quella che viene definita il cure, la cura. Avete anche uno SMI. Ma il problema più grosso è che noi lavoriamo tutti in una logica di care. Per noi la persona è a 360 gradi. Quando arriva in comunità non è solo quel tossicodipendente. Tra le altre cose è molto di più, è molto più complesso. Ormai non so se, lo chiedo a voi, siete tra i più grossi, non so se avete ancora un puro tossicodipendente da eroina. Io non ne conosco più da parecchi anni. Però capite che però noi stiamo già rispondendo a delle trasformazioni che ci stanno chiedendo, e le nostre organizzazioni, i territori, il Bessimo nella sua complessità, sta costruendo una risposta di care a quella persona a 360 gradi, che non è un utente, è un ospite che accompagniamo verso dei percorsi. Qualcuno scivola, qualcuno fa casini, qualcuno ha... Però c'è un elemento che abbiamo imparato. Non siamo i salvatori di nessuno, siamo quelli che accompagnano qualcuno a ritrovare delle motivazioni, dei percorsi, a farsi il manuale possibile. Allora guardate che questo ragionamento, da un punto di vista degli approcci, il passaggio da essere ancellari gestori a essere soggetti di politica a 360 gradi di care, è uno sforzo enorme. È uno sforzo che nella cooperazione qualifica il lavoro che noi stiamo andando a fare. Perché non rispondiamo solo alle gare a ribasso e con quattro risposte funzionali a quel bando. Ma la maggior parte del nostro lavoro coglie la persona, ci ragiona assieme, costruisce percorsi, che abbia problemi di sostanze, di gioco d'azzardo, di altre cose. In questo senso, allora, io credo abbiamo delle scommesse, davvero vado anche su delle idee, delle proposte. Sicuramente, ad esempio, c'è una domanda nel vostro bilancio, voi in parte le avete, ma deve essere consapevole. Che cosa vogliamo essere in questo periodo post-crisi? Siamo un'impresa sociale no profit, che come diceva Giovanni, che come abbiamo presente Valeria, la Corte Costituzionale sposta nel suo dichiarato costituzionale, come qualcuno dice, dall'essere gestore imprenditoriale di prestazioni a un bene comune di gestore di problematiche territoriali. E allora vuol dire non accettare più dei modelli puramente prestazionali, vuol dire essere, pretendere, nel PNR non siamo neanche previsti, adesso mi bandi qualcosa ci infila. Allora pretendere che quei tavoli di coprogrammazione sui comuni noi ci dobbiamo essere. Perché se non siamo lì qualcuno scriverà per noi il welfare e a noi verranno date le prestazioni, se va bene. Allora invece pretendere di essere riconosciuti come quel bene comune, cioè come quell'impresa che gestisce da sempre
la funzione pubblica insieme al pubblico. C'è una titolarità di regia, ma c'è anche una titolarità di risposta al bisogno pubblico, in cui la funzione pubblica non è solo la regia, la certificazione, ma è anche il riconoscimento di un problema, di una risorsa, la costruzione di un programma, la condivisione di come andiamo a riorganizzare delle risorse, e poi essere per certi aspetti coloro che nella coprogrammazione della progettazione lo vanno a gestire. Però questa è battaglia politica dei prossimi mesi, con i vostri comuni, con i territori e con le comunità. In questo senso, quindi, è che cosa vogliamo essere? Essere un'impresa sociale che nell'interesse dei propri soci persegue anche un interesse collettivo delle comunità con le quali lavoriamo. Perché qui c'è proprio un passaggio, dobbiamo veramente chiudere, che parla anche di pratiche innovative. Vi faccio un esempio. Non dobbiamo spaventarci come comunità se si inizia a parlare, ad esempio, di budget di salute, per fare un esempio qualsiasi. Budget di salute è uno strumento che non mette in discussione il periodo di comunità, che non mette in discussione il grande lavoro che prioritariamente noi faremo in quei luoghi, ma sempre collegati ai territori, ma che inizia a pensare di accogliere quel lavoro che noi faremo nei servizi come poi un'eredità che riconosce quell'housing, il lavoro, l'accompagnamento, le relazioni, il territorio. Magari saremo più bravi, magari andremo ad accorciare un po' il tempo nelle residenzialità, voi lo fate già, no? Perché io penso che per qualcuno 36 mesi sia veramente un po' troppo, scusate, però o addirittura 5 anni, 6 anni o non so quanto, no? Però iniziare a pensare che noi siamo anche soggetti che oltre ad accogliere in strutture per fare un lavoro a intensità assistenziale più alta, poi però diventa soggetto insieme a lui, insieme al territorio, insieme alle ASL, insieme ai comuni, per scrivere un pezzo di quella sua autonomia, e magari noi saremo solo quelli che accompagnano, che fanno un monitoraggio, che lo vedono una volta ogni tanto, che sono disponibili, magari a riaccoglierlo un fine settimana perché sta scivolando. Ma vuol dire riscrivere insieme un modo di accogliere e delle relazioni che rischiamo di non vederci più riconosciuti una volta che una persona esca da quelle nostre comunità. Veniamo riconosciuti dalle relazioni delle persone che vengono a trovarci, ci chiedono aiuto, eccetera, ma non veniamo riconosciuti da un sistema che invece settorializza. 12 mesi è vostro, poi sarà dei servizi sociali, poi non lo so di chi sarà. Allora iniziare a diventare soggetti che mettono in campo la propria capacità, che per iniziare a ragionare quindi su come parlare di housing, di educazione finanziaria, di mediazione sulla giustizia, di budget di salute e di case di comunità. La prossimità avrà dei luoghi, la regione vorrebbe farne solo poliambulatori, no? Allora come pretendere insieme ai comuni che invece quei luoghi siano luoghi veri di filtro, di attenzione, di interazione o roba del genere? Perché la prossimità sarà lì. Allora vuol dire però essere un soggetto che questo lo mette in campo. E anche sul digitale, l'avete accennato, ma guarda, la digitalità è una scommessa enorme nelle relazioni con le persone, ma c'è un aspetto etico, valoriale, di relazione, di riscrittura, di competenza, organizzativo. Certo, magari ci prendiamo un po' di chilometri, ma ogni tanto vedersi in equipe anche vis-à-vis con un supervisore che magari ne può vedere anche le espressioni facciali, credo che sia un modo per ragionarci insieme, però so che l'avete detto. Chiudendo quindi un aspetto, c'è una scrittura che c'è nel vostro bilancio, che tiene dentro quattro componenti che sono realtà come le nostre, dico nostre ma non sono noi, è in realtà molto vicine a noi, sono capaci in questo momento di valorizzare. Il primo, l'abbiamo visto col Covid, è tutto il lavoro che noi abbiamo costruito di un'economia solidale del territorio. Il Covid ci ha restituito la nostra capacità di recuperare solidarietà. Io lo so voi, alcune delle operatrici degli asili nido avevano contatti, erano in cassa integrazione perché l'asilo nido era chiuso, ma facevano le connessioni con le famiglie, con i bimbi. In alcuni momenti abbiamo inventato nei centri diurni e nelle situazioni di prima accoglienza il contatto a casa con le persone, al di là della retta. Avevamo rapporti con le persone che dovevano ancora entrare in comunità, ma con cui iniziavamo un percorso attraverso il digitale. Allora qui c'è una scrittura relazionale diversa.
c'è un livello organizzativo interno diverso e quindi un digitale che aiuta anche interazioni, i viaggi di bordo, le situazioni che possono iniziare a diventare anche strumenti digitali in cui ci si racconta, non solo si scrive, ma anche tutta una serie di altri strumenti. E quindi passare da un'economia solidale, che è quella su cui noi siamo nati, il vostro famoso DON, come molti degli altri, nati su una logica di solidarietà, che però voi siete già un altro pezzo, però non che non possiamo negare. Voi siete anche un'economia sociale, imprenditoriale, legata a una sostenibilità più che al guadagno. Perché noi dovremmo fare i conti anche con un terzo settore che incomincia a essere affascinato da questo profit, dai modelli profit del massimo guadagno, e non sempre condividendolo con gli operatori o con i soci. Allora c'è un modello nostro, che è quello di un'economia sociale, vera, di impresa, no profit, a funzione pubblica e a interesse pubblico, che ha dei costi. Terzo livello è quello della scommessa, ne avete parlato voi con Agis, ma non solo, è come riscrivere il tema dell'economia circolare, perché nell'economia circolare sta entrando un elemento che, con questa attenzione ambientale che dovremo avere, che abbiamo e che vogliamo avere come sensibilità, c'è un problema di capitale umano come risorsa. Noi stiamo lavorando perché le persone con le quali stiamo lavorando non siano sempre utenti, siano risorse di un territorio, siano soggetti. Non voglio parlare di riciclo delle risorse umane, ma del reinvestimento delle risorse umane. C'è un'economia circolare del capitale umano che pochi stanno scrivendo, ma per noi è la mission principale, chiudendo, e questa è la scommessa, perché quello su cui noi stiamo lavorando, in una logica di bene comune, in una logica di terzo settore di un certo tipo, in una logica di copartecipazione, è qualcosa che qualcuno in questo momento, con la crisi legata alla guerra, con l'aumento delle spese militari, vanno bene gli ucraini ma non gli africani, eccetera, rischia invece che noi dobbiamo riportare al centro, che è quella di un'economia dei diritti di cui noi siamo portatori. Un'economia dei diritti che quindi è capace di ascoltare i bisogni, di trasformare i servizi, di fare proposte innovative, di investire in strutture nuove. Io credo che nel vostro bilancio, in quello che voi fate, queste cose ci siano. E vi ringrazio di avermi invitato, sono stato un po' lungo, ma mi è piaciuto molto quello che avete detto. Grazie. Grazie Riccardo per l'emozione che hai trasferito, e per alcune indicazioni di prospettiva che sicuramente fanno parte del nostro modo di lavorare, ma sicuramente ci possono servire anche per il futuro. Io direi che possiamo ringraziare tutti per la partecipazione. Adesso, se non sbaglio, non so se c'è qualcuno che deve dare delle indicazioni su come guardare la mostra dei quadri parlanti o se ci sono state date. E poi c'è l'aperitivo. E poi poi c'è l'aperitivo. Grazie a tutti, grazie a Valeria per la partecipazione del collegamento, grazie a Riccardo. Abbiamo preparato più per tutti i presenti a dare entrambi. Valerio, mi sembra il minimo. Anche perché, scusate, non ho utilizzato un linguaggio di genere, che avrei dovuto usare tutto al femminile perché la maggioranza sono donne. Grazie. Però non. Grazie anche alle persone che sono state collegate con la diretta Facebook, e bene, buon rinfresco e buona mostra dei quali parlare. Grazie.